Prova. Bene, buonasera. Sono felicissimo di vedere che è quasi tutto esaurito praticamente. Per me è un grande piacere ospitarvi questa sera in questo evento che sia Vision che Argo Vision ha fortemente voluto per rilanciare un po' i meetup in presenza nel territorio pavese. Ringrazio, sicuramente faccio un micro ringraziamento veloce istituzionale di un minuto, poi passiamo ai meetup, che è la cosa interessante. Ma sicuramente vogliamo ringraziare P-Value per averci supportato in questa organizzazione, Google Italia, che ci ha supportato con un fantastico speaker che è venuto nel pomeriggio a farci un laboratorio, e ringrazio ovviamente gli speaker Raffaele Mauro, Gabriele Lombardi, CTO di Argo, e Gabriele Sotto di Cerved, che ci racconteranno delle cose super interessanti nel mondo dello spazio e dell'intelligenza artificiale. Partirei subito con Raffaele. Raffaele Mauro, raccontavo oggi a pranzo, eccolo qua, benvenuto. Raccontavo oggi a pranzo proprio a lui che lui è stato la primissima persona che ho visto raccontare di intelligenza artificiale, di schede video, di GPU in un evento pubblico. Mi è piaciuto tantissimo il suo intervento, è stato per me di grande ispirazione. Oggi ho voluto chiudere un cerchio, tanti anni dopo, sono passati più di 10 anni, eravamo molto più giovani, 10 anni dopo ho voluto che lui fosse la persona che apriva questo evento all'interno della sede di Sea Vision. Quindi lascio la parola a lui, godetevi la serata, spero sia un bellissimo evento per tutti quanti, poi ci vediamo dopo il meetup e dopo gli speech per brindare un po' insieme a questa nuova serie di eventi che speriamo si ripresenti nel prossimo futuro. Benvenuti ancora, grazie. Grazie. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie per l'invito a questa interessantissima iniziativa. Mi presento, Raffaele Mauro, partner in Primo Space. Primo Space è un fondo di venture capital, cioè una società che ha l'obiettivo di investire in imprese che hanno un grande potenziale, sono nella prima fase del loro ciclo di vita, ma hanno anche grande rischio. E, come dice il nome, è specializzata sul mondo dello spazio. Di cui oggi cercherò di fornirvi una carrellata con tanti stimoli che toccheremo in modo rapido e che servono per eventualmente approfondire in futuro se qualcuno di voi fosse interessato a questo ambito. Allora, Primo Space, dicevo, primo fondo venture capital spaziale in Europa continentale, prima ce n'era soltanto un altro che era Seraphim in Regno Unito, è un fondo da 86 milioni di euro, abbiamo investito fino ad ora in 8 imprese, investendo 18 milioni di euro. Di queste 6 sono in Italia, 2 all'estero, e di queste 6, 3 in Lombardia e le altre 3 in altre regioni italiane. Poi se volete, se vi interessa, posso approfondire e raccontarvi meglio che tipo di lavoro fa questo tipo di struttura. Ma perché parliamo di space economy ed economia dello spazio? Allora, innanzitutto alcuni numeri dell'industria spaziale sono molto più alti di quanto le persone riescano a immaginarsi tradizionalmente. Fino ad oggi abbiamo avuto più di 600 astronauti nello spazio, la persona che è rimasta in orbita più a lungo ci è rimasta per 438 giorni, la persona più giovane di 18 anni, la più anziana di circa 90 anni. E 24 persone sono andate anche oltre l'orbita terrestre. Il 2021 è stato anche un anno di record che va al di là dei numeri che vedete su questa slide. Ci sono stati 146 lanci, 1800 satelliti lanciati, cosa che è positiva da molti punti di vista, ma crea anche dei problemi, e record di persone simultaneamente nello spazio, record di persone lanciate nello spazio. Quindi un forte dinamismo che si sta creando in questo ambito. Un primo cambiamento che è avvenuto negli ultimi 10 anni è questo. Rispetto al nostro immaginario passato, in cui tu associavi sostanzialmente le missioni spaziali ai governi o alle grandi imprese, al limite, oggi abbiamo sempre più missioni private, cioè il peso specifico del settore privato nello spazio sta aumentando sempre di più, pur in una situazione di incremento dei budget spaziali pubblici, di nuovo incremento. La seconda cosa è che si sta creando una vera e propria space economy, cioè un'industria che è sempre più connessa con altre industrie a terra e che ha una dimensione che sta crescendo, circa 430 miliardi di dollari, e soprattutto un abilitatore per altre industrie, cioè tanti altri settori dipendono dall'infrastruttura spaziale, dalle telecomunicazioni, telefonia, accesso a internet e così via.
Perché ne parliamo? Anche perché l'Italia ha un peso specifico interessante in questo ambito. Cioè questo tema della space economy in Italia è una di quelle cose che tu potresti potenzialmente prendere, lo puoi anche perdere, c'è anche un rischio, però l'Italia è ben posizionata, cioè rispetto ad altri ambiti in cui abbiamo eroso le nostre capacità industriali, come il settore chimico e altri, nell'aerospace ci sono ancora capacità rilevanti a livello di catena del valore. Quindi circa 26 miliardi di euro di giro d'affari, secondo budget europeo in proporzione al PIL, terzo contributore alla Agenzia Spaziale Europea e tante grandi imprese che producono pezzi importanti della catena del valore. Faccio un esempio, la immagine che vedete a destra sono esempi di moduli pressurizzati e di componenti che ti servono per contenere persone e cose in orbita. Sono accadute altre due cose interessanti nella space economy. Qui vedo che c'è una platea, diciamo, di persone legate all'informatica. Abbiamo in questo momento nello spazio una doppia legge di Moore. La prima riguardante i costi di lancio, cioè il costo per portare un chilogrammo di materia in orbita, che era di milioni di dollari per chilogrammo un tempo, poi di centinaia di migliaia, ora è di decine di migliaia, sta scendendo a singole migliaia e forse arriverà a centinaia. Quindi questo è un tema molto importante. Un esempio di tecnologie abilitanti per creare questo tipo di incremento di accessibilità dello spazio sono i razzi riutilizzabili. Forse avrete visto qualche video online. Bene, perché i razzi riutilizzabili sono così importanti? Perché immaginate se voi per ogni viaggio che fate in macchina, in treno, in aereo, dovete buttare il treno, l'aereo o la macchina per ogni singolo viaggio. Cioè il fatto di poter riutilizzare un vettore anche solo una decina di volte abbatte radicalmente i costi e quindi incrementa l'accessibilità. Quindi la tecnologia dei razzi riutilizzabili, che era considerata quasi impossibile fino a pochi anni fa, sta cambiando profondamente il settore. E penso che vi possa interessare anche perché è una tecnologia che ha un alto quoziente intellettivo, cioè c'è molto software per fare questo tipo di lavoro, cioè convex optimization e altre cose che può essere interessante approfondire. Però il concetto è che oggi si possono fare cose che prima erano considerate quasi impossibili. L'altra cosa interessante è che della doppia legge di Moore è il fatto che i satelliti, cioè l'infrastruttura spaziale più diffusa, si stanno miniaturizzando. Cioè, così come i computer erano dentro una stanza e oggi ce l'abbiamo negli smartphone, oggi sempre di più, pur essendo ancora rilevanti i grandi satelliti che costano milioni di dollari, però l'oggetto che si sta lanciando con più frequenza sono i piccoli satelliti. Questo è un esempio, i CubeSat sono come degli oggetti modulari, come dei mattoncini Lego, che hanno circa 10 cm di lato, poco più di un chilo di peso, che tu puoi agganciare anche in più units, come se fossero appunto mattoncini Lego, e che consentono anche a team con poca diciamo potenza finanziaria di quantomeno di progettarli e forse anche poi di lanciarli a basso costo. E oggi i nanosatelliti, satelliti di piccole dimensioni, sono lanciati in costellazioni, cioè in sciami, sono uno degli oggetti prevalenti che per esempio le startup in questo settore stanno utilizzando. Perché sono importanti i satelliti? Perché hanno una serie di funzioni che abilitano tante cose utili per la Terra. Le tre famiglie tecnologiche principali sono l'osservazione della Terra, cioè il fatto di poter raccogliere immagini sul nostro pianeta, le telecomunicazioni e i sistemi di posizionamento. Voi ogni volta che aprite un'app di food delivery state usando in modo indiretto infrastruttura satellitare. Un altro oggetto interessante da raccontare di infrastruttura spaziale sono le stazioni spaziali. Allora, questa è quella che conosciamo tutti, la Stazione Spaziale Internazionale, e vola da 20 anni, da 20 anni consente in modo ininterrotto ad esseri umani di essere sempre nello spazio in modo continuativo, ha avuto più di 250 persone al suo interno, e dove avete visto Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli e le altre crew italiane, è uno dei più grandi mega progetti scientifici al mondo, così come il CERN di Ginevra. E la cosa interessante è che molti non se ne rendono conto, ma oggi di questi oggetti qua ce ne sono due, perché c'è anche quella cinese. Cioè noi abbiamo adesso anche una stazione spaziale cinese in competizione con quella che era internazionale e ora diciamo è sempre più occidentale. C'è una forte componente russa che però verosimilmente verrà, diciamo, a erodersi nei nuovi progetti che verranno costruiti in futuro. C'è in progetto una terza stazione spaziale che sarà il Lunar Gateway, che sarà però in orbita lunare, cioè nell'ambito del programma Artemis, quindi progetto già
previsto e che potrebbe andare in porto, e poi una serie di stazioni spaziali private che la NASA sta prefinanziando per consentire a soggetti privati di avere loro spazi commerciali. È come se fosse un, immaginate, un albergo o un business incubator che affitta gli spazi in bassa orbita. Dicevo, perché è importante l'infrastruttura satellitare? Perché abilita le cosiddette applicazioni downstream, tutte quelle applicazioni che riguardano l'agricoltura, la logistica, il monitoraggio infrastrutture e tante altre industrie a terra che rendono di fatto lo spazio oggi sempre meno un'industria a sé stante e sempre di più un ambiente in cui altre industrie si vanno a interfacciare. Chiaramente una delle applicazioni più antiche riguarda le telecomunicazioni. Oggi l'infrastruttura satellitare è utilizzata per tantissimi ambiti delle telecomunicazioni, che vanno appunto da telecomunicazioni televisive, telefoniche, l'accesso a internet, radioamatori e tanto altro. E di fatto i principali stati sviluppati, le principali economie sviluppate stanno cercando di avere delle proprie capacità indipendenti, autonome, per quanto riguarda questa infrastruttura critica. Una cosa che vi può interessare è che l'infrastruttura di internet si sta fondendo sempre di più con l'infrastruttura spaziale. Cioè le principali tech companies stanno investendo per avere le loro capacità lato spazio. Quindi Amazon, Microsoft, Google finanziano imprese in questo ambito o acquisiscono startup in questo ambito. La stessa Uber ha acquisito una startup legata alle tematiche del mapping. Quindi sono cose molto, molto rilevanti. L'accesso a internet inoltre è critico, per esempio in questo momento la costellazione satellitare più grande al mondo non è di uno Stato, ma è di SpaceX, si chiama Starlink, e serve l'accesso a internet. Di recente è stata molto citata perché durante il conflitto in Ucraina una delle prime cose che sono accadute è che i gruppi di hacker legati alla Russia hanno cercato di bloccare le comunicazioni e l'accesso a internet in Ucraina, e Starlink ha cercato di sopperire a questo problema. Quindi c'è un tema veramente cruciale in questo senso. Seconda tecnologia chiave, l'osservazione della Terra, è quella che ti serve per molte applicazioni anche socialmente rilevanti. Cioè noi, se vogliamo proteggere l'ambiente, se vogliamo combattere il cambiamento climatico, dobbiamo misurare le temperature, l'inquinamento, lo stato degli oceani, l'irrigazione delle culture e così via. Così come se possiamo fare applicazioni, possiamo creare anche applicazioni, scusate, di tante altre nature. Per esempio pensiamo alla finanza: se tu devi creare prodotti assicurativi o monitorare lo studio delle commodities, puoi utilizzare dati satellitari per ricevere informazioni rilevanti che magari altri non hanno. Quindi in questo momento l'Earth Observation è veramente uno dei settori di maggiore espansione, su cui ci sono maggiori speranze. Forse per alcuni di voi una cosa interessante è che alcuni dataset, come quelli di Copernicus, sono anche aperti, e quindi se uno vuole costruire applicazioni può anche usufruire di alcuni dati che sono pubblici. E poi ovviamente, qua non mi dilungo perché è un tema che conoscete tutti, immagino, la tematica dei sistemi di posizionamento e del GPS, che è quello più noto. Forse anche qui l'informazione rilevante da convogliare è che c'è comunque una sfida da parte dei principali blocchi continentali per costruirsi sistemi indipendenti, perché i sistemi di posizionamento non hanno soltanto un'applicazione civile, ma anche hanno applicazioni militari molto rilevanti, e tu, se scoppia una qualche tensione, vuoi essere indipendente dalle infrastrutture tecnologiche degli altri. La tematica di interazione tra spazio e sostenibilità ha due punti di tensione. C'è un primo punto di tensione legato al fatto che lo spazio, come tutti gli ambienti in cui vanno gli esseri umani, si sta inquinando. Cioè il fatto che noi stiamo portando un'infrastruttura satellitare sempre più densa in orbita sta creando, uno, problemi per l'osservazione astronomica, e due, problemi proprio di inquinamento. Per farvi capire, prima citavo 1.800 satelliti lanciati l'anno scorso. Il dato interessante è fratto cosa, perché sono 1.800 su circa 12.500 lanciati dalla storia dell'inizio dello spazio. E il piano futuro, almeno sulla base delle comunicazioni che fanno le aziende e i governi, è che altre decine di migliaia verranno lanciati in pochi anni.
questi satelliti se a fine vita non vengono portati in un'orbita cimitero o non vengono fatti distruggere in modo controllato, diventano spazzatura spaziale che può creare anche grandi problemi, perché poi se si frammentano creano un pulviscolo di centinaia di migliaia di frammenti che sono come dei proiettili che possono poi danneggiare l'infrastruttura civile operante. Tante startup stanno cercando di costruire anche soluzioni su questo. Non c'è una singola soluzione, perché tu devi poter, uno, identificare questi frammenti, due, devi poterli potenzialmente raccogliere, tre, potenzialmente devi cercare di evitare la formazione. E non c'è una singola pallottola d'argento che risolve questo problema. Ci sono anche problemi di coordinamento e di policy, perché è difficile, come altre tematiche ambientali, mettere d'accordo i vari stati per avere delle politiche comuni al riguardo. Dall'altro lato, però, la cosa interessante è che lo spazio serve anche appunto a tutelare l'ambiente. Come dicevo prima, l'Earth Observation è una tecnologia chiave per produrre politiche, servizi, studi scientifici relativi all'inquinamento. In generale, anche a livello emotivo, il fatto che tu puoi vedere questo pale blue dot, cioè la Terra da lontano, vederla come un'astronave che naviga nel cosmo e che è fragile e piccola, è una cosa importante. E poi l'investimento in tecnologie operanti in ambienti estremi è utile anche per in ambienti in cui tu devi riciclare l'ossigeno, devi riciclare l'acqua, devi riciclare i materiali, è importante anche per applicazioni a terra che siano ambientalmente sostenibili. Infine devo dire anche, è bello il fatto che lo spazio catalizza il pensiero di lungo termine, cioè serve anche per pensare al dopodomani, andare dopo il ciclo elettorale, dopo la chiamata degli azionisti trimestrale e farti investire per il futuro. Un elemento critico che è importante sottolineare è che lo spazio è sempre stato legato anche alle tematiche militari o di difesa, da mille punti di vista. C'è un primo punto di vista legato ai satelliti spia, cioè il fatto che tu hai bisogno, cioè l'intelligence utilizza i dati satellitari e l'osservazione della Terra per raccogliere informazioni sugli avversari, ma sempre di più c'è una tematica di proiezione della forza nello spazio. In particolare, lo strumento oggi più diffuso sono le armi antisatellite. I principali stati di grande dimensione ce li hanno, cioè l'India, Russia, la Cina, Stati Uniti, hanno di fatto dei razzi che possono partire dalla Terra e andare a colpire i satelliti degli avversari per ridurgli le capacità di comunicazione, comando e controllo. Si stanno studiando anche sempre di più sistemi sia di contromisure elettroniche, sia di cyberwar, sia anche proprio contromisure cinetiche per rendere incapacitare l'infrastruttura degli avversari, fino alle cose fantascientifiche che ora non vi cito. L'altro tema interessante è che lo spazio è sempre di più una meta-industria ed è una delle cose che, per esempio, mi ha fatto appassionare a questo settore. È un settore in cui si stanno ricombinando diversi filoni di sviluppo tecnologico. Noi quando guardiamo le start-up, guardiamo imprese che fanno anche machine learning o che si occupano di scienze della vita o che si occupano di robotica o di nanomateriali o tanto altro, o di agricoltura. E molto altro. Questo è proprio uno dei filoni fondamentali di sviluppo e di contaminazione reciproca tra settori. Qualche esempio, la robotica, così come tanti settori a terra si stanno automatizzando, l'uso dei sistemi robotici è incredibilmente rilevante per lo spazio. Per esempio l'esplorazione fisica del cosmo si basa in gran parte su esplorazione robotica tramite dei rover o cose simili, e in futuro, anche se diciamo a livello di marketing si parla sempre di creare la base umana sulla Luna o su Marte, in realtà le entità che andranno a esplorare lo spazio saranno sempre di più e in misura prevalente robot e intelligenze artificiali. Questo perché per la sua natura il corpo umano chiaramente è fragile e debole e costoso da mantenere. L'altra cosa interessante è l'interazione tra spazio e intelligenza artificiale. Ci sono diversi filoni, di interconnessione. Chiaramente uno è come costruire le missioni, come pianificarle. Tipicamente gli oggetti che tu metti in orbita, specialmente le sonde, non hanno grande capacità computazionale, quindi tu cerchi di preimpostare il più possibile quella che è la traiettoria ottimale.
Poi ci servono sistemi di navigazione, tu cerchi anche magari invece di fare in modo che questi oggetti possano riconoscere dove sono, orientarsi e aggiustare il tiro quando possibile. Servono sistemi per fare in modo che tutta la mole di grandi dati raccolti dai satelliti siano processabili e analizzabili, e serve soprattutto di creare applicazioni a terra. Vi faccio un esempio, ci sono startup che si occupano di analizzare questi dati per predire dove andrà a finire il mercato delle materie prime per una certa materia prima che è critica per qualcuno, o che fanno feature recognition, cioè riconoscono caratteristiche da immagini che sono raccolte, o che magari cercano di togliere quelle che sono, non so, le nuvole da un'immagine per capire cosa c'è sotto. Quindi c'è una tematica di analisi delle immagini molto rilevante, lo cito perché chiaramente è un tema che vi interessa. E ovviamente artificial intelligence, diverse branche, poi come sapete bene, quando parliamo di AI parliamo di cose molto diverse tra apprendimento statistico, reti neurali e tanto altro. Alcune cose sono state anche per il manufacturing, per disegnare i prodotti in modo efficiente. Altro filone di interazione molto interessante è l'interazione con l'ambito biofarmaceutico. Ci sono almeno due macro aree. La prima è quella relativa alle scienze della vita, cioè il fatto che tu puoi portare in microgravità una coltura batterica o proteine che si devono avvolgere, e tu puoi studiare come si comportano queste entità in condizioni particolari o estreme. La seconda cosa relativa, chiaramente questo per disegnare nuovi farmaci e fare altro, la seconda cosa riguarda le tecnologie mediche, perché visto che abbiamo ormai da decenni esseri umani e da vent'anni sempre esseri umani costantemente nello spazio, abbiamo sviluppato tecnologie di natura ortopedica, di medical imaging, per tenere in salute queste persone quando sono in orbita per vari mesi, e chiaramente queste tecnologie hanno una ricaduta a terra in ambito medico. Terza cosa, che per me è molto rilevante e che forse una conseguenza indiretta di questo, è che anche tante cose che oggi non prevediamo avranno un esito positivo. Così come oggi tu puoi farti una risonanza magnetica, una PET in ospedale, e questa cosa deriva dal fatto che 100 anni fa, 80 anni fa, si facevano ricerche di fisica delle particelle, oggi molti investimenti che vengono fatti e che non hanno un'applicazione commerciale diretta la avranno probabilmente tra qualche anno. Il messaggio che volevo raccontare anche sul mio talk è che chiaramente oltre alle grandi imprese a operare in questo ambito, qui sono esempi di grandi gruppi in ambito aerospaziale, ci sono sempre di più le start-up. Le start-up, come è accaduto negli ultimi 20 anni, stanno prendendo tutti i segmenti dell'ambito space e li stanno rendendo più intelligenti, più veloci, più semplici, più accessibili, così come è successo col fintech o con altri ambiti molto lontani. E di fatto c'è una generazione di astroimprenditori, potremmo dire, che specialmente negli ultimi 10 anni ha portato dei cambiamenti rilevanti. Esempio concreto, questo è un team che avevo conosciuto nel 2011 a Mountain View, a una base che si chiama NASA Ames, e loro all'epoca stavano hackerando delle stampanti 3D per appunto adattarle a stampare i filamenti in condizioni di microgravità. Poi hanno fatto, dopo le primi test a terra, hanno fatto i test, questo non sono in orbita, sono su un aereo che simula con lo stallo le condizioni, diciamo, di bassa gravità, e poi sono riusciti a mandare questo oggetto nella Stazione Spaziale Internazionale. E perché questo è importante? Perché tu, se sei sopra, chiaramente anche se i costi si stanno riducendo, non è che se ti si rompe una cosa la puoi far portare da terra facilmente. L'ideale è poter fabbricare oggetti direttamente nello spazio, sia perché costa meno, sia perché puoi anche in teoria fabbricare materiali che hanno caratteristiche differenti rispetto a quelle che puoi fabbricare a terra. Quindi c'è un tema di space manufacturing che è molto interessante, e questa cosa è partita grazie a approcci dal basso. Anche quello che ha fatto SpaceX deriva dal reinventare e dal cercare di applicare cose apprese in altri ambiti nell'ambito dello spazio. Qualche esempio di startup italiana, questa è AICO, loro si occupano appunto di intelligenza artificiale per lo spazio, team di postdoc del Politecnico di Torino. Loro fanno due cose, operano sia nell'ambito della navigazione, sia nell'ambito appunto del riconoscimento delle caratteristiche delle immagini satellitari. È stato il nostro primo investimento come fondo.
Altro esempio, questo invece è vicino a Como, Live Space, loro si occupano invece di telecomunicazioni e producono delle ground station, cioè antenne a terra, però specializzate per utilizzare appunto per comunicare con queste costellazioni di microsatelliti e usano un modello as a service, diciamo un po' come accade nell'ambito internet. Questo esempio che conoscete perché è la space startup o ormai scale up italiana ma più nota di Orbit, loro li ho visti diciamo, operare fin dall'inizio, da quando sono nati. Di Orbit è un esempio del cambiamento che ha avuto questo settore, perché loro quando sono partiti era un ambito in cui il venture capital e gli investitori non volevano in nessun modo investire in imprese legate allo spazio, era percepito come settore troppo rischioso, troppo complesso, troppo di lungo termine. In parte anche a ragione. Loro hanno faticato come dei pazzi, ma adesso hanno creato un'azienda che sta facendo le cose molto interessanti. Cosa fa di Orbit? Fa sistemi di commissioning e decommissioning orbitale. Quindi hanno dei sistemi che servono a portare, a collocare in modo corretto l'infrastruttura, i satelliti, una volta che sono stati portati in orbita. Quella griglia che vedete di fatto spara i satelliti per metterli nel punto giusto. E poi erano nati in origine anche per fare il decommissioning, cioè per portare i satelliti a fine vita in modo controllato e a terra o per distruggerli e quindi per ridurre il problema della spazzatura spaziale. Questa è un'altra impresa, questa sede che vedete è vicino a Asti, si chiama Siderius, e stanno costruendo una nuova tipologia di razzo di piccolissime dimensioni per portare carichi molto piccoli, cioè fino a 30 kg, poi il razzo pesa una tonnellata perché c'è il carburante ed è alto 4 metri. Ed è un team molto molto giovane, cioè immaginate l'equivalente di un team di una startup software, sono under 25 in gran parte, e sono molto bravi e stanno facendo adesso questi test che vedete qua, che si chiamano static fire test, in cui tu accendi il motore che hai costruito con diversi livelli, diciamo, di condizioni per testarne, insomma, i limiti. Poi metteranno questi motori, prenderanno una decina, li agganceranno all'oggetto che dovrà volare effettivamente. Qualche altro esempio, qua cito una startup americana che è Axiom Space. Axiom è una di quelle che ha avuto i soldi dalla NASA per costruire le stazioni spaziali private. La cito perché? Perché loro producono, cioè questi cilindri che vedete, i moduli pressurizzati, sono prodotti a Torino. Cioè, perciò dicevo, l'Italia ha alcuni pezzi di catena del valore che sono interessanti. Qualche nota sui Space Barons, non li ho messi in cima perché se ne parla troppo, nel senso che sono sovraesposti a livello di marketing perché hanno aziende che devono vendere i biglietti per il turismo spaziale e quindi hanno budget di marketing giganteschi e tutti ne parlano. Qualcuno in modo un po' diciamo critico li chiama Egonauts invece di Astronauts, visto che c'è una tematica di narcisismo. Cosa che accomuna i baroni dello spazio? Sono persone che hanno fatto fortuna in un altro settore e hanno capito prima degli altri, circa una decina d'anni prima degli altri, che c'era un'opportunità che era in costruzione nella space economy. Quella di Bezos si chiama Blue Origin, loro stanno costruendo diverse tipologie di vettori, hanno circa 3.500 dipendenti, la valutazione è incerta perché diciamo è Bezos che mette soldi diciamo di tasca sua prevalentemente nell'azienda. Adesso probabilmente avrà un commitment un po' più grande rispetto a prima, perché come sapete ha fatto uno step down dal ruolo precedente in Amazon, cioè dedica meno tempo ad Amazon e vedremo cosa succederà. Virgin Galactic è quella che aveva fatto più marketing inizialmente, ma in realtà quello che fa Virgin Galactic è molto più piccolo e meno significativo degli altri, perché è una specie di bicicletta dello spazio, fanno voli di altra natura molto più piccoli, circa 1000 dipendenti, market cap adesso non mi ricordo, sicuramente si è abbassata rispetto a quella ai 3 miliardi. SpaceX è invece l'elephant in the room, più di 100 miliardi di valutazione, 12.000 dipendenti, funding enorme e soprattutto società che ha fatto disruption su almeno tre segmenti dell'ambito spaziale, perché hanno fatto disruption sui lanciatori, sui veicoli per il trasporto umano e sui satelliti. Quindi a 360 gradi stanno dominando il settore.
E se volete conoscere la storia di SpaceX, vi invito a leggere un libro molto bello che è Lift Off, che racconta gli anni in cui SpaceX era sfigata, cioè in cui stavano crashando tutti i lanci, stavano perdendo i contratti e in cui stavano per fallire da un giorno all'altro. Lo dico anche perché è l'esperienza di molte startup che, anche se hanno avuto successo, in realtà i primi anni sono spesso fatti in questo modo. Questo è un esempio delle nuove categorie di lanciatori molto pesanti. Prima parlavamo dei piccoli, però l'altro filone di innovazione è nuove generazioni di lanciatori molto pesanti che possono portare svariate tonnellate e sono quelli che vogliono utilizzare per le potenziali missioni verso Marte, se verranno fatte. Qualche nota sul venture capital. Quanto tempo abbiamo? Ok, 5 minuti. I principali fondi al mondo stanno investendo, cioè Sequoia Capital, per farvi capire, quello che ha investito in Apple, Google e le principali startup che hanno cambiato la nostra vita, Founders Fund, e cioè i blue chip della Silicon Valley stanno intervenendo. Il volume di investimenti sta di fatto quasi raddoppiando ogni anno negli ultimi 4 anni. Adesso siamo su, era 4 anni fa, 2 billion, 4 billion, 8 billion, 14 nel 2021, quindi molto molto interessante come dinamica di volume di investimenti. E l'altra cosa che sta portando soldi è l'astropolitica. Prima citavo la dimensione militare, la cosa che è riaccaduta negli ultimi anni è l'incremento di nuovo della guerra fredda nello spazio, cioè il fatto che ci sono obiettivi di esplorazione spaziale che le grandi potenze vogliono realizzare anche quando non hanno nessuna logica economica e comunque sono disposte a spenderci miliardi di dollari. Infatti stanno ripartendo i programmi di esplorazione spaziale sulla Luna e su Marte. C'è un programma molto bello chiamato Artemis che nei prossimi 5 anni riporterà una crew di astronauti sul suolo lunare, e tra cui anche, tra l'altro, cosa molto interessante, diciamo, crew con composizione femminile importante. C'è una forza armata chiamata Space Force che esiste da 3 anni. Cioè oggi, oltre alla Marina, l'Aeronautica, l'Esercito e i Marines, negli Stati Uniti c'è una nuova forza armata con una catena di comando indipendente, un personale indipendente che si chiama Space Force. Sembra una cosa da fantascienza, ma è così. Tra l'altro, strizzando diciamo, l'occhio alla cultura pop, ai fumetti e ai film, i membri della Space Force non si chiamano avieri, soldati, marine o altro, ma si chiamano Guardians. Di questo, diciamo, il team di marketing era efficace. E chiaramente Space Force serve a creare consapevolezza informativa relativa agli asset spaziali, proteggerli e proiettare la potenza quando c'è necessità di farlo. Ovviamente questo dominio è molto interconnesso col tema cyber, perché un pezzo della Space War è Cyber War. Vabbè, poi c'è un show su Netflix che però vi risparmio. Ultime due note, visto che vado più rapidamente perché abbiamo poco tempo. La Cina ha un programma spaziale enormemente ambizioso. Verosimilmente, viste le tensioni geopolitiche attuali, ci saranno binari paralleli e quindi programmi rivali di esplorazione lunare, marziana e umana in generale. La Cina è più avanti su alcune tecnologie, tipo sulla crittografia quantistica e le telecomunicazioni quantistiche, per esempio, via satellitare hanno fatto delle cose molto interessanti. Se volete approfondire, c'è il satellite Micius, che è il caso più citato. Cose che potrebbero accadere da qui ai prossimi anni: space tourism, allora, turismo spaziale, l'anno scorso anno di record, varie aziende hanno portato persone paganti in orbita. Non sappiamo se crescerà veramente oppure no, perché è uno di quegli ambiti in cui c'è molto rischio, cioè appena ci sarà un incidente e una coppia di sposini che ha pagato SpaceX per andare, purtroppo, come tutti i settori di sviluppo tecnologico, il carattere tragico, secondo me, permarrà. Cioè, se guardiamo lo sviluppo dell'aviazione civile, ci sono state molte tragedie. Potrebbe accadere anche in quest'ambito e rallentarne lo sviluppo. Però, diciamo, si sta crescendo ora lo space tourism. Space manufacturing, quello che citavo prima, qui c'è proprio la nostra Samantha Cristoforetti che lavora con una stampante 3D ed è uno degli abilitatori, secondo me, industriali veramente interessanti che potrebbe realisticamente verificarsi. Non penso si verificherà invece a breve termine lo space mining, cioè l'estrazione di risorse da corpi celesti. È una di quelle cose di cui si parla molto, ma in cui il realismo è molto basso a breve termine. Quindi in teoria si può fare, ma è molto, molto, molto difficile. Lo vediamo nelle serie di Netflix anche qui, però insomma, c'è del tempo prima di riuscire a farlo.
Marte. Marte è una di quelle cose che è incredibilmente rischiosa, incrementalmente costosa, ma nell'orizzonte del possibile. Quindi non è inverosimile pensare che da qui a qualche decennio ci arriveremo. È uno di quegli obiettivi che hanno poco senso da un punto di vista economico, ma chiaramente per la gloria alcuni sistemi nazionali potrebbero dire vogliamo essere quelli che hanno la capacità di farlo e quindi creare quindi reputazione, potenza, storia e così via. Quindi non sappiamo se accadrà, però è possibile. Questo diciamo è il dato interessante. Ultima nota per chi volesse approfondire questi temi, qualche riferimento per esplorare ulteriormente. Allora, ci sono Space Influencers, quindi se volete vedere i contenuti in modo soft, Adrian Fartade è quello più famoso in Italia, Kelly Gerardi è molto brava, Filippo Totani, Giulia Calabassini, insomma ci sono dei influencer su TikTok e Instagram che fanno divulgazione sullo spazio. C'è un blog e pagina Facebook e Instagram molto di altissima qualità, che è astrospace.it, che ha un ottimo bilanciamento tra divulgazione e apertura ai temi e assenza di interessi dietro, quindi ve lo consiglio. Ho scritto un libro su questo che si chiama I cancelli del cielo, quindi parentesi di marketing. Libri in inglese sulla space economy ce ne sono tanti, adesso non ve ne consiglio uno in particolare, però direi che non tra questi, però Lift Off su SpaceX è veramente bello. Per chi vuole andare sul tecnico, un compendio, cioè una specie di bignami di tecnologia spaziale è questo qua, Space Technology di Mush, e invece un grande classico è Fundamentals of Astrodynamics, però, cioè, molto matematico, ed è uno dei libri che sarà letto Elon Musk all'epoca prima di lanciare SpaceX. Per chi vuole giocare ci sono altre opzioni. E con questo vi saluto, grazie. Vi avevo detto che era un super talk, ve l'avevo anticipato, quindi c'è qualche domanda? Una sola. Se c'è qualche domanda? Una no, benissimo. Mi avvicino. Ci ho davvero detto. Grazie, vai. Allora, intanto grazie per l'intervento, è stato molto interessante. La mia domanda è questa. Allora, all'inizio ha detto che rispetto ad altri settori industriali, in Italia, dove si è eroso, ha fatto l'esempio del settore tecnico, stranamente il settore aerospazio non è ancora stato eroso, non è eroso. Quindi la mia domanda è, c'è un motivo specifico per cui questo settore, diciamo, non si è esaurito in Italia, o è solo un caso, e quindi c'è il rischio che venga eroso nel futuro, oppure invece ci sono concrete possibilità che continui a prosperare? Allora, cerco di dare una visione realistica. C'è il rischio che venga eroso anche questo, perché anche nell'ambito internet o digitale noi negli anni 90 avevamo alcune buone posizioni e oggi siamo decine di posizioni sotto altri paesi, quindi i treni passano ma si possono anche perdere, quindi diciamo non voglio comunicare eccesso di ottimismo. Il mix di condizioni che ha portato questo settore a rimanere rilevante riguarda sia diciamo, il fatto che è strategico per alcune questioni di interesse nazionale, sia per il ruolo di alcuni politecnici che hanno continuato e tuttora continuano a formare persone diciamo, di qualità, sia per il fatto che l'Italia era partita molto presto in questo settore, siamo stati tra i primi paesi al mondo per esempio a lanciare satelliti, e per alcuni singoli individui illuminati che sono diciamo, andati un po' oltre a un sistema paese che a volte è un po' incasinato e disorganizzato, però appunto questi si devono fare dei passi avanti, ma non è scontato, cioè bisogna lavorarci, c'è un'opportunità storica, cerchiamo di diciamo, tuffarci all'interno. Bene, Nick, questo è per te, per il coraggio, e direi che possiamo salutare Raffaele, fantastico come sempre. Grazie. Chiamiamo Gabriele, questo. Benissimo, abbiamo adesso. Grazie mille. È già microfonato, fantastico. Sì, sì, abbiamo sì. Gabriele Sosco. Spero che funzioni tutto. Sì, sì, siamo confidenti che il test è andato bene. E ci parlerà di fake news, di news online, ci parlerà di un sacco di cose molto interessanti nel mondo dell'intelligenza artificiale. E lascio a te la presentazione. Grazie. E magari fai anche due parole su P-Value, visto che sei sì, dei... sì, sì, sì. Principali artefici di questa associazione. Ok. Grazie, vai. Grazie mille. Come diceva giustamente Alessandro, il mio grazie è un po' doppio.
Uno, grazie perché chiaramente ho l'occasione comunque di parlare a voi oggi, quindi mi fa sicuramente piacere. Allora, io innanzitutto mi presento, io sono data scientist in Cerved, lavoro in particolare nel team di Data Innovation, che come dice effettivamente il termine, di fatto ci occupiamo di fare innovazione all'interno di Cerved. Oggi vi portiamo un nostro use case, che in particolare riguarda appunto l'analisi delle notizie che facciamo, le notizie online che facciamo sui nostri sistemi, e adesso vi racconto un pochettino quello che è il nostro business case di oggi. Questa non vuole essere la classica slide di marketing, sia chiaro, non è qua per fare pubblicità alla mia azienda nello specifico, ma è qua appunto per farvi un'idea di quello che fa Cerved, per chi di voi non la conoscesse. Cerved di fatto è una data driven company, nel vero senso della parola. Noi fondiamo il nostro core business fondamentalmente sui dati, ed è sui dati che noi creiamo valore. Dati di che tipo? Fondamentalmente noi gestiamo dati che ci aiutano a descrivere quello che è il tessuto economico finanziario italiano, e sfruttiamo queste informazioni chiaramente per creare dei prodotti e dei servizi che possono aiutare aziende e persone a potenziare e sviluppare i propri business. Ora, tra tutti i dati che noi gestiamo all'interno di Cerved ci sono proprio appunto anche le notizie online. Perché, come in maniera molto chiara dice la citazione messa come sottotitolo della slide, capite bene che in una notizia sono contenute molte informazioni che possono essere di nostro interesse. Quindi noi, ad esempio, possiamo utilizzare in Cerved le notizie per fondamentalmente potenziare le nostre analisi di rischio, andare fondamentalmente a monitorare determinati soggetti economici, come questi si stanno comportando nel mercato, monitorare determinati eventi che possono avere delle ripercussioni nel mondo economico-finanziario. Possiamo utilizzare altre informazioni, per esempio potenziare quelle che sono le nostre analisi di mercato e settore. Cioè le notizie sono una fonte preziosa di queste informazioni, chiaramente noi dobbiamo estrarre queste informazioni, cioè non è la notizia in sé che ci interessa, quindi fondamentalmente dobbiamo realizzare delle componenti tecnologiche che fondamentalmente processino queste notizie che ci arrivano da più fonti. E noi cosa facciamo? Immaginate questa linea blu che è fondamentalmente uno stream di dati. Noi andiamo ad acquisire queste notizie, le andiamo ad arricchire, quindi ad esempio in maniera automatica possiamo andare ad associare le diverse categorie a cui fa riferimento una news, piuttosto che andare a riconoscere le aziende che sono menzionate nei testi, e così via, per fare un esempio. E dopodiché abbiamo questo dato arricchito che viene utilizzato sia internamente, perché considerate che noi abbiamo una redazione, quindi delle persone che manualmente lavorano le notizie di massima priorità, più importanti, che quindi arricchiscono con un dato, con un livello di qualità ancora superiore, che poi viene utilizzato sia internamente, sia utilizzo esterno, oppure il dato arricchito con l'automatico può essere rilasciato anche appunto verso clienti esterni, laddove ci fosse questa richiesta. Questo flusso è in realtà particolare, è un flusso sì streaming, però ha delle caratteristiche che necessitano un attimo la nostra attenzione. Considerate che noi abbiamo un flusso che ad esempio non è omogeneo durante tutta la giornata, noi abbiamo dei picchi, abbiamo dei grossi picchi di notizie, processiamo migliaia e migliaia di notizie ogni giorno, abbiamo soprattutto dei picchi ad esempio nelle prime ore del giorno, quando ci arrivano le notizie della giornata, fondamentalmente. E successivamente immaginate che noi abbiamo anche dei momenti invece di scarico, dove fondamentalmente magari non ci arriva nemmeno una notizia da processare, no? Quindi qual è qua la nostra sfida? Noi dobbiamo essere in grado di processare questi picchi molto rapidamente, perché il dato arricchito deve essere disponibile fondamentalmente subito, cioè il tempo che noi ci mettiamo per estrarre queste informazioni deve essere molto ridotto, e quindi dobbiamo essere in grado di scalare la nostra applicazione quando ci arrivano questi picchi. E invece, chiaramente poi, nei momenti di scarico, dobbiamo essere più accorti a consumare meno risorse possibile perché non ce n'è bisogno. Abbiamo i test di Lumi d'italiano che dal punto di vista della modellistica chiaramente complica un pochettino le cose, soprattutto la lingua italiana. E poi abbiamo anche uno scenario molto dinamico perché abbiamo chiaramente un numero di sorgenti e un numero anche di utilizzatori che varia, può crescere, può cambiare, quindi cioè, dobbiamo adattare anche proprio tutta la nostra infrastruttura. Considerate che questa macro visione d'insieme che vi ho raccontato in realtà in Cerved viene realizzata da anni. Prima avevamo fondamentalmente delle tecnologie, se volete, più legacy, più classiche,
con una parte di arricchimento automatico che era basato fondamentalmente su euristiche. Quindi sistemi esperti che nel corso degli anni i nostri esperti di settore hanno sviluppato e contribuito a far crescere. Chiaramente, dato queste caratteristiche, c'è stato poi a un certo punto l'obiettivo di evolvere verso un qualcosa di più adatto a questo use case. Quindi chiaramente, noi qual è l'obiettivo poi del progetto che in parte vado a raccontare a qualche pezzo oggi? Vogliamo passare a una soluzione cloud, che certo sta andando in cloud, e perché il cloud ci aiuta in tante cose, e soprattutto sulla parte serverless, perché il serverless sposa molto bene questo tipo di stream che noi dobbiamo andare a gestire. Quindi questo tipo di architettura chiaramente ci assicura assolutamente una maggiore scalabilità del sistema rispetto a quello che avevamo prima. Abbiamo chiaramente riduzione del time to market e chiaramente dal punto di vista dei costi ha dei benefici non indifferenti. E poi dall'altra parte, questo è il tema più architetturale, il core poi della parte di arricchimento del dato, passiamo a un qualcosa che sia basato su machine learning, quindi non più sistemi esperti, perché chiaramente l'utilizzo di modelli machine learning quando dobbiamo andare a processare un dato che è di natura testuale ci aiuta in tante cose, possiamo modellare chiaramente dei problemi molto più complessi rispetto a quello che riuscivamo a fare prima, riusciamo a migliorare l'output e chiaramente riusciamo anche ad essere molto più flessibili, perché appunto riusciamo anche a fare cose che magari prima non riuscivamo più a fare. Quindi entrando un pochettino più nell'argomento, vediamo la parte di machine learning chiaramente. Noi in Cerved abbiamo sviluppato più componenti di arricchimento di questo dato, di estrazione di informazioni dal testo. Quindi passiamo da tutta una parte di classificazione delle news, quindi andiamo fondamentalmente a categorizzare i nostri articoli che ci arrivano. Poi abbiamo tutta una parte invece di una sorta di name entity recognition un pochettino potenziata, perché andiamo a riconoscere i soggetti economici citati nel testo e facciamo anche un matching con i dati Cerved relativi all'azienda che è stata menzionata, in poche parole. Riconoscere i luoghi citati, abbiamo poi tutta una componente di scoring, dobbiamo ordinare le notizie sulla base di certe logiche, perché come dicevo c'è anche una parte di redazione, ci sono notizie più o meno importanti per il nostro business, quindi è importante comunque avere un ordinamento, e poi c'è tutta la parte legata al sentiment, che in questo caso viene fatto sia su tutto il testo, sia relativamente alla menzione specifica, perché magari, non so, può capitare che abbiamo un articolo che sì, ha un sentiment negativo, però magari considerato appunto i testi lunghi che vi dicevo prima, noi abbiamo il paragrafetto in cui è citata Argo Vision e invece è citata chiaramente con una concezione più positiva, quindi dobbiamo un attimo distinguere le due cose. Ora non mi metto a descrivere nel dettaglio tutte queste cose perché sennò stiamo qua fino a domani. Quello di cui vi voglio parlare oggi è la parte di classificazione, perché è una parte un pochettino più standard ma che ha degli aspetti secondo me interessanti da analizzare. Quindi partiamo dal nostro problema. Come vi dicevo, dobbiamo fondamentalmente categorizzare le notizie, dobbiamo trovare soprattutto quelle che sono di interesse per noi fondamentalmente, e abbiamo un problema multilabel. Noi non abbiamo una notizia, una categoria, noi dobbiamo andare a dare più tag fondamentalmente data una notizia. Lavoriamo in streaming, quindi attenzione anche qua, perché poi come in quasi tutti i progetti poi di machine learning che non siano accademici, dobbiamo fare delle scelte anche proprio dal punto di vista dell'architettura che poi dobbiamo andare a mettere in piedi. Quindi lavoriamo in streaming, attenzione, perché dobbiamo ridurre di molto anche i costi computazionali che noi andiamo a costruire. E vogliamo una soluzione che sia scalabile e flessibile. Questo perché? Perché potrebbe essere tranquillamente che un domani il business ci viene a chiedere delle categorie che noi prima non avevamo modellizzato. Come altre categorie magari diventano di meno interesse, quindi dobbiamo essere abili anche proprio a switchare fondamentalmente i nostri modelli e cambiare un attimo il target. Quindi dobbiamo essere abili anche ad adattarci a questi cambiamenti. Quindi la nostra idea fondamentalmente qual è? Uno, abbiamo sviluppato un modello specifico per ogni categoria, per soddisfare il discorso del problema multilabel. Questo ci dà la massima precisione possibile, precisione tra virgolette, su una data categoria. Considerate che poi nella prima versione che abbiamo rilasciato abbiamo ad esempio 13 modelli diversi solamente per fare le categorie. Oltretutto, come dicevo, dobbiamo essere attenti all'efficienza, quindi utilizziamo modelli leggeri. Considerate che se noi vogliamo categorizzare del testo sulla base del contenuto, da un testo lungo, non sono frasi, non c'è niente di che, un approccio standard senza utilizzo di modelli deep learning
vi assicuro che funziona molto bene e avete dei guadagni in termini proprio di efficienza di quello che poi andate a deployare sull'infrastruttura che è assurdo. E dopodiché dobbiamo anche pensare però a questa scalabilità e flessibilità della soluzione, quindi dobbiamo gestire dal punto di vista dello sviluppo del modello, delle pipeline, in maniera molto furba. Ora, questo come lo facciamo? Questa di fatto è la pipeline che viene realizzata. È una pipeline classica, non so quanti di voi processano testi, però è standard. Noi vettorizziamo il testo, cioè abbiamo la codifica in TF-IDF, facciamo la selezione delle feature, modello di regressione logistica, abbiamo usato scikit-learn tranquillamente, andiamo a taggare il testo sulla base della probabilità. Probabilità importante perché chiaramente poi dobbiamo gestire le soglie a seconda delle esigenze. Ora, questa pipeline è replicata perché, come vi dicevo prima, noi abbiamo più modelli, ognuno specifico per una data categoria. Quindi immaginate di avere questo sistema in cui abbiamo queste pipeline che vengono eseguite poi in parallelo, danno la loro, il loro giudizio sull'appartenenza o meno a una determinata classe della notizia, e noi con questa struttura però riusciamo a realizzare la flessibilità, perché voi potete immaginare che quando dovremo implementare un nuovo modello nella nuova classe basta attaccare fondamentalmente un'altra di queste pipeline, toglierne una, cioè questo funziona, sta in piedi. Come le gestiamo però dal punto di vista dello sviluppo? Noi tutto questo abbiamo realizzato su AWS. Non so, in quanti di voi conoscono SageMaker? Vabbè, qualcuno. AWS perché fondamentalmente è il nostro cloud provider. Noi usiamo SageMaker fondamentalmente per tutta la parte di sviluppo dei modelli. In particolare noi abbiamo utilizzato questa feature relativamente nuova, perché se non erro è uscita un paio d'anni fa, forse la prima versione, se non meno, che è la componente di SageMaker Pipeline. SageMaker Pipeline ci permette appunto di definire questi flow e gestirli nella maniera più furba possibile. Questa è la nostra pipeline di sviluppo modelli, anche qua una pipeline classica. Noi abbiamo una parte di preprocessamento, preparazione del dato, abbiamo una parte di hyperparameter tuning, passiamo al training del nostro modello e poi andiamo a fare, fondamentalmente tutto va bene, lo registriamo, lo mettiamo in produzione, eccetera. Perché SageMaker Pipeline è molto bello? Perché ci permette di realizzare una cosa molto carina. Adesso vorrei entrare magari un po' più nella parte tecnica, quindi farvi vedere magari dei dettagli. Questo ad esempio è il codice, tutto in Python, fondamentalmente si sfrutta l'SDK di AWS, e fondamentalmente noi riusciamo a definire questo flow come se fosse una sorta di step function, cioè fondamentalmente l'equivalente fatto per SageMaker, questo è il concetto. Però AWS ci dà anche tanti vantaggi, tipo questo qua che vi mostro adesso è fondamentalmente la parte di preprocessing, che se vedete, io ho uno schermo quindi non so se questo funziona, ovviamente no, noi qua dove c'è l'image URI, vedete che c'è scritto custom docker, cioè al di là del codice che in realtà interessa poco, se non niente, cioè il concetto ci sta dietro che noi possiamo andare ad eseguire all'interno di questi step sia le istanze che poi equivalgono ai container che AWS ci mette a disposizione, che sono già fondamentalmente fatti per farci girare dentro modelli di XGBoost, c'è la parte di Hugging Face che è nuova, c'è la parte di scikit-learn, eccetera, eccetera, ma possiamo anche fare dei container custom, quindi ad esempio sulla parte di preprocessamento, dove avevamo delle esigenze su determinate librerie e determinate parti, abbiamo utilizzato dei nostri Docker, abbiamo utilizzato le variabili di ambiente che sono utili perché se siete bravi a progettare il software, voi fate un container che al momento dell'esecuzione di fatto esegue quel codice che lì noi indichiamo che sta su S3. Quindi voi avete scritto il vostro container, il codice però lo potete cambiare a runtime, cioè basta che fondamentalmente lo caricate sul bucket che poi dopo viene eseguito nella pipeline, e questa cosa vi dà chiaramente grandissima flessibilità. E dopodiché viene eseguito il processing step, che fondamentalmente questo è il linguaggio che appunto utilizza SageMaker Pipeline per la definizione di questi flow. Sulla parte di tuning, stessa cosa, qua invece vedete che c'è questa istanza di tipo scikit-learn, che è fondamentalmente quello che già ci offre AWS per quanto riguarda i modelli che girano su scikit-learn. Qua comunque all'interno poi gira un codice custom, perché l'hyperparameter tuning noi lo facciamo in cross-validation. Però il tutto poi, un'altra cosa bella di AWS è utilizzare poi l'hyperparameter tuner, che di fatto ci fa l'ottimizzazione dei parametri a costo quasi zero, cioè molto semplice. Voi eseguite il codice base del singolo training job, lui ci fa tutte le logiche dietro, per cui lo riesegue per fare poi l'ottimizzazione. E poi chiaramente potete utilizzare tutti questi step process, vedete che hanno tutta la parte di properties, per cui poi si passano chiaramente
gli artefatti da uno step all'altro, no? Perché è appunto è un flow ed è una pipeline. Sulla parte di train fondamentalmente è la stessa cosa, infatti come dicevo qua, come training input utilizziamo i risultati del tuner di prima, quindi SageMaker di fatto ci riordina secondo una metrica obiettivo, andiamo a prendere il migliore, quella configurazione parametrica la riapplichiamo, riaddestriamo il nostro modello e fondamentalmente se non si è rotto niente possiamo andare alla parte di evaluation, dove facciamo girare invece in questo caso uno script processo che fondamentalmente a distanza base potete fare girare una, qualsiasi tipo di script Python o quello che volete all'interno, fondamentalmente qua applichiamo il nostro modello a un validation set, un test set, chiamatelo un po' la maniera che volete, però facciamo fondamentalmente lo step di validation, quindi calcoliamo delle metriche, abbiamo un property file dove andiamo a inserire tutte le metriche che vogliamo calcolare e dopodiché passiamo alla parte di model registry e questo è un condition step che di fatto potete introdurre delle logiche per automatizzare o meno queste pipeline. Qua vi faccio vedere una logica molto base per cui condition greater than or equal to 1.08 sull'AUC semplicemente, cioè non supera quella soglia che è il minimo per accettare la roba, questo va in errore, buonanotte. Noi non abbiamo automatizzato il rilascio, questo ve lo anticipo, perché perché comunque vogliamo avere il massimo controllo, quindi se tutto va bene, abbiamo delle metriche fantastiche, ok, però ci sono altri test che facciamo prima di mettere chiaramente poi un modello nell'ambiente di staging e poi in produzione. Con queste funzioni, comunque, se per caso siete interessati anche ad automatizzare i rilasci, potete fare tutto, cioè tutto questo è automatizzabile. E la parte, secondo me, anche forse più bella, è la parte del model registry. Quindi, una volta che tutto è andato a buon fine, voi avete questo strumento all'interno della vostra idea di sviluppo, sul SageMaker Studio, nell'ambiente AWS, che vi dà fondamentalmente la lineage completa del vostro modello di machine learning. Ed è, secondo me, fondamentale. Perché quando andate a costruire soluzioni dove ci girano decine magari di modelli, avere delle pipeline che vi standardizzino il processo di sviluppo, che vi consentono di realizzare un pezzo di quello che fondamentalmente poi è l'MLOps che ci potrebbe girare dietro, avere una governance completa dei vostri artefatti è fondamentale, cioè noi da qua abbiamo tutti i parametri che hanno creato il modello, abbiamo tutta la lineage, cioè i job, i dati, che hanno, tutto è registrato. Le metriche sono registrate, quindi è anche comodo, i modelli sono versionati, quindi ogni versione possiamo andare a recuperare le metriche, tutti i conti che ci siamo fatti fondamentalmente. Quindi questo per dirvi, questa diciamo è la parte più tecnica del mio speech, questo strumento è molto comodo, noi l'abbiamo trovato molto comodo perché appunto ci ha dato modo di gestire correttamente lo sviluppo e standardizzare tutta questa parte nel migliore dei modi. Ora, chiaramente c'è la parte invece di inferenza, quindi sviluppati i modelli, vediamo come invece abbiamo gestito l'architettura poi finale. Come un pochettino vi ho anticipato, tutto è fatto fondamentalmente in serverless. Questa è un'architettura di alto livello della componente di arricchimento, sia chiaro, questa è solo la parte che fa machine learning, che ci dà il dato arricchito, con delle semplificazioni. Abbiamo i nostri stream. Questi sono degli stream Kinesis, potete usare anche SQS, se siete su AWS potete immaginarlo con il vostro Kafka, fondamentalmente sono i connettori su cui passano i dati, arrivano i dati in input e i dati in output arricchiti. La logica dietro qual è? Utilizziamo le lambda. Per chi di voi magari non è pratico le lambda function sono, immaginatele come una funzione Python, potete scrivere anche in altri linguaggi, consigliato Python o Node.js per di fatto l'ottimizzazione poi delle risorse, sono molto più veloci. Python è ottimo per fare lambda fondamentalmente. Sono delle funzioni che voi eseguite. Noi abbiamo un dispatcher, quindi una funzione che prende le richieste, la distribuisce, noi invochiamo in maniera sincrona tutte le altre lambda che sono eseguite in parallelo, quindi tutta la nostra, fin dove si può, forza di computazione per estrarre informazione viene eseguita in parallelo, vengono collezionati i risultati e si va in uscita. Serverless, noi non abbiamo niente manage dietro, si accende fondamentalmente quando vi arriva il messaggio, rimane calda 15 minuti se gli arrivano altri messaggi per cui non avete tempi di cold start, eccetera. Se tutto è morto, se non ci sono messaggi, questa roba qua è spenta, non vi dovete preoccupare di niente. Questo è un po' il concetto ad alto livello che sta dietro questa architettura serverless. Ora, chiaramente, un altro piccolo punto. Io sì, vi ho parlato della parte di classificazione che usa modelli leggeri, però considerate che, come vi raccontavo prima, abbiamo
tanti altri modelli. La parte di name entity è fatta con Spacy, la parte di sentiment è fatta con modelli basati su Transformer. Lambda ha comunque dei limiti, aggirabili, tutto è chiaramente progettabile, però diciamo che se il vostro modello è leggero, caso, logistical regression e circuit learn, tutto va su un layer, quindi noi quando andiamo a fare il nostro code build per rilasciare i modelli, cosa facciamo? Questo qua, un altro pezzettino di codice, anche qua non mi interessa il codice, più o meno la logica che sta dietro è importante, andiamo fondamentalmente a controllare la dimensione dei nostri artefatti, se ci sta sul layer, rilasciamo sul layer, la cosa bella tra l'altro di questi layer di Lambda è che sono fondamentalmente, oggi ho problemi con i telecomandi, ok, ce l'abbiamo fatta, anche versionati, quindi mantenete un versioning anche sui modelli che voi andate a rilasciare in staging, eventualmente in produzione, ed è particolarmente utilizzato. Immaginate il layer di Lambda, quando voi avviate la funzione, è dove fondamentalmente sono memorizzate le risorse che a runtime andate a caricare in memoria. Se invece sono modelli pesanti, come modelli deep learning, che stanno su 500 mega, anche di più, a seconda di quello che volete utilizzare, dobbiamo andare invece su EFS, mandami avanti con la freccia, ma facciamo così, perché, scusate, dobbiamo andare su EFS che è uno storage invece, questo rende un pochettino più complicate le cose, perché alza i costi, ha degli aspetti da gestire, tutto è fattibile, però ad esempio qual version lo dobbiamo gestire con un parameter store, perché non abbiamo un versioning di default, diciamo, dello strumento, però possiamo gestire tutto. E quindi, cercando di fare poi un po' di considerazioni, sicuramente sulla parte di modelli vi assicuro che funzionano molto bene, considerate che rispetto ai sistemi esperti che avevamo prima, in media abbiamo quasi un 30% di aumento su quasi tutti i API di business. Chiaramente prendete questo numero con le pinze, perché per ogni classe di modelli vi dovrei dare una serie di API infinita, è un grosso medione, ok, ma ci sta, cioè i valori sono più o meno quelli, quindi comunque chiaramente per noi è un grande incremento. Abbiamo visto chiaramente tutta la parte cloud, quanto comunque ci agevola sulla parte di sviluppo e sulla realizzazione di certe componenti che vi assicuro che chiaramente con altre tecnologie sarebbero un pochettino più complicati. Serverless, Lambda, con questo tipo di scenario, Lambda è eccezionale. Sono super efficienti, sia in costi, sia in performance. Processiamo una notizia in meno di un secondo con tutto. Costi sono trascurabili, vi garantisco, perché a parte quei picchi, poi dopo riusciamo a gestire molto bene. Sicuramente meglio che avere un endpoint, per chi è più pratico degli ambienti ad AWS. Ci sono chiaramente anche delle pecche. Una è quella che vi raccontavo adesso di FS. Avere modelli grossi dove andare su FS aumenta i costi, c'è il problema del cold start. Il cold start qual è? Quando voi avviate la funzione Lambda, deve caricare le risorse. Se le risorse stanno su un layer, sul leggere, ci mette niente. Se stanno su EFS e deve caricarsi in memoria 500 mega di roba, ci mette un tempo non trascurabile, aggirabile anche questo. Ci sono strategie per aggirare questo problema di cold start, ma anche questo aumenta i costi e chiaramente devono essere messe in piedi. E poi una cosa con cui poi chiudo il mio intervento, attenzione al troubleshooting. Ora, io vi ho mostrato chiaramente un'architettura di alto livello, non ho fatto una panoramica su tutto, eccetera. Ma quando avete una soluzione di questo tipo, fare troubleshooting può diventare complesso. E qua sono le gioie e i dolori, ad esempio, di avere la parte serverless. Perché tu hai sì delle componenti che sono managed, ma quando si sfasciano le componenti managed, se non sei pratico all'inizio, vi assicuro che anche noi un attimo barcolavamo nel buio, perché può capitare. Allora si utilizzano comunque degli strumenti, come ad esempio noi abbiamo usato AWS X-Ray, che innanzitutto questa è la mappa delle nostre Lambda, e quindi capite che non è quella che avevo fatto vedere prima, perché abbiamo altri flussi, tipo ad esempio il flusso di riconoscimento soggetti, peraltro una serie di Lambda che si chiamano in successione, perché non tutto è parallelizzabile. Poi ci sono tutta la parte qua dentro, ci sono le nostre Lambda, ci sono le Lambda che stanno diciamo sotto il cofano, che è la parte gestita da AWS, e noi dobbiamo essere in grado di fare troubleshooting. Noi se si spacca qualcosa dobbiamo capire dove sta il problema. Questi strumenti lo consentono bene, X-Ray peraltro ha questa interfaccia
fascia molto bella che ci permette di andare a vedere pezzo per pezzo i tempi, cosa è successo, perché si è sfasciata, possiamo associare l'errore eventualmente al dato che è stato fornito in input, quindi risalire a vedere se per caso è una problematica del dato piuttosto che della nostra parte software. E questa cosa è chiaramente fondamentale, anche questo alza i costi, ovviamente tutto alza i costi, cloud bello, ok, ma c'è questa tematica qua. Chiaramente, ripeto, questa parte qua poi è fondamentale quando poi dovete gestire architetture un pochettino più complesse come potrebbe essere questa. E grazie. Spero sia stato di vostro interesse. Una velocissima che possiamo fare a Gabriele. Siete timidissimi, neanche la magliettina vi invoglia a fare una domanda, è incredibile. Ma è di Google, peraltro, non di Argo, quindi a maggior ragione dovreste... Eccola là, vedi. La magliettina aiuta sempre. Ti porto il microfono. E la mia domanda è, nel momento in cui avete cominciato a progettare questo sistema, questa infrastruttura, come mai avete finito per scegliere AWS fra tutti i provider di risorse, di strumenti, come mai proprio AWS? Cosa vi ha spinto su quella strada e non magari da un'altra parte? Perché è il nostro provider, noi abbiamo pagato ad AWS, ce l'avevamo ad AWS in casa. Ora, per riformulare un pochettino, chiaramente gli altri cloud provider hanno altre soluzioni che sicuramente sono eccellenti. Per quella che è la mia esperienza professionale, non ho lavorato tanto né con GCP né con Azure, ad esempio, però li ho comunque visti. AWS, secondo me, su queste componenti è molto valido, è molto buono. Ripeto, non ho una conoscenza così vasta per dire che magari è meglio di quello che ti può proporre Microsoft piuttosto che Google, ma azzarderei quasi sì su questo tipo di applicazioni. Poi, vabbè, su Lambda sono fortissimo, perché cioè, Lambda di fatto è loro, quindi tutta la parte, diciamo, di logica e di pensiero ci sta dietro a un'architettura così basata su Lambda è AWS. Poi chiaramente nulla ti vieta di considerare altri cloud per realizzare queste cose. Anche SageMaker è ottimo comunque, una piccola parentesi, ti dà molte, molte componenti valide. Ok, fantastico. Ultima fila non ho mai provato, adesso per la prima volta ci proverò. Dove sei? No, vabbè. Presto, sono anche slogato la spalla per fare questa cretina. Ok. Benissimo, grazie Gabriele, super. Allora passiamo a un altro Gabriele, pecchiamo di fantasia. Sperando che funzioni. Ok, abbiamo Gabriele Lombardi che è il CTO di ErgoVision, noi siamo ormai vecchi soci, tanti anni che lavoriamo insieme, per me è sempre un grande piacere seguire i suoi talk, lui è abituato a farli. Noi in Argo lo facciamo in maniera iterativa, periodica, ciclica e facciamo girare anche gli speaker, quindi sia Gabriele ma anche i ragazzi che fanno finta di non incrociare il mio sguardo, che non vogliono fare i talk interni, ma loro li fanno spessissimo. E questa sera ci parla di modelli generativi, quindi passiamo dal mondo dell'ML applicato alle news al mondo dell'ML applicato alla visione e enjoy. Buonasera. Buonasera a tutti. Stasera parliamo di modelli generativi, argomento molto nuovo, in realtà argomento molto vecchio, nel senso che esistono dalla fine dei tempi. La verità è che stasera parleremo di quelli che sono i modelli generativi che stanno emergendo negli ultimi anni nell'ambito del deep learning, quindi non classici. In particolare consentitemi il termine, un volo d'uccello su alcune delle architetture che esistono oggi senza approfondire eccessivamente, poi nelle domande alla fine eventualmente mi farà piacere discuterne dei dettagli, per arrivare a parlare di quelli che sono recentemente emersi come modelli generativi text to image, quindi generare immagini a partire da descrizioni testuali. C'è stato un enorme fervore negli ultimi anni, in particolare
nel 2022, quindi negli ultimi mesi sono emersi tanti modelli e i risultati che si stanno ottenendo recentemente sono a dir poco impressionanti, quindi magari alla fine potremmo discutere anche di questo. Partiamo veramente dal basso dell'argomento, quindi a capire che cosa vuol dire essere un modello generativo. Spero di non annoiare nessuno, ma gettiamo almeno le basi del concetto. Ipotizziamo di avere un problema di classificazione in cui, dato un dato X, dobbiamo scegliere, ad esempio, tra due possibili etichette. Quindi, classico problema di classificazione binaria, possiamo affrontarlo, diciamo, visto da molto lontano, possiamo affrontarlo in due modi differenti. Un modo diretto, quello discriminativo, in cui cerchiamo di stimare la distribuzione di probabilità dell'etichetta dipendentemente da quello che è il dato in ingresso. Quindi, dato il dato in ingresso, cerchiamo di calcolare la probabilità che appartenga a un'altra etichetta e poi scegliamo chiaramente l'etichetta con la probabilità massima. Nel modo generativo ci poniamo il problema da un punto di vista molto differente. Il termine giusto è che cerchiamo di massimizzare la likelihood, cioè prendiamo tutte le etichette, ipotizzando che il dato appartenga a quell'etichetta, stimiamo la distribuzione di probabilità sullo spazio dei dati e per il dato corrente ci chiediamo quanto è verosimile che per quell'etichetta il dato sia quello che è arrivato in input. Okay? In realtà possiamo interpretare questo modello come una variabile latente z, cioè un'origine della produzione del dato, quindi interpretarlo dal punto di vista generativo. Esiste una motivazione per cui il dato è arrivato come è arrivato, che è la nostra variabile latente z, e al verificarsi di questa motivazione, si è materializzato il dato z con una distribuzione di probabilità. Giusto sempre per avere un'idea molto dall'alto, e poi ci scendiamo un attimino nei dettagli dei modelli che ci sono oggi, il mondo discriminativo tende a partizionare lo spazio dei dati, quindi vogliamo separare i dati per distinguere le etichette e basta. Dal punto di vista della classificazione ci sono dei confronti tra modelli generativi e discriminativi e è stato fatto vedere che in realtà i modelli generativi tendono a richiedere meno dati per riuscire a raggiungere l'errore minimo che possono raggiungere, ma se il problema è quello della classificazione, a patto di avere sufficienti dati, i modelli discriminativi lavorano meglio, cioè alla fine hanno un errore più basso, asintotico ovviamente. Ovviamente con i modelli generativi possiamo fare altre cose, vogliamo modellare il processo che ha generato il dato e dato questo processo possiamo ovviamente sfruttarlo per applicazioni più disparate che non sono solo la classificazione. Il problema ovviamente è molto complesso perché non stiamo cercando solo di discriminare, ma stiamo cercando di modellare la distribuzione di probabilità dei dati. E se i dati sono complessi e multivariati a molte variabili, ad esempio un'immagine 1024x1024, come gli ultimi algoritmi generativi text to image generano, contiene più di 3 milioni di variabili, quindi sono multivariati. Okay? Modellare una distribuzione tra dati così complessi non è facile. Partiamo proprio dalla natura del dato. Allora, l'ipotesi che viene più accreditata e utilizzata è che nello spazio ha così tante variabili in cui vivono i dati, esista, a seconda del dato che stiamo manipolando ovviamente, esista una varietà a molta più bassa dimensionalità rispetto allo spazio in cui è immersa, da cui il dato viene sostanzialmente campionato. Quindi il supporto della nostra distribuzione ha una dimensionalità molto bassa. E ha molta struttura, quindi lo scopo del gioco è cercare di estrarre la struttura di questa varietà spostandosi su uno spazio a dimensionalità più bassa, ma più denso di informazione, se vogliamo dire, abusare un po' di termini. Chiamiamo questo spazio embedding space, quindi lo scopo del gioco è quello di riuscire a mappare il dato dall'origine da cui arriva, ad esempio l'immagine, dove le variabili rappresentano i valori RGB dei pixel, in uno spazio in cui il significato semantico degli assi, quindi le nostre variabili latenti, è molto più pregno di significato e soprattutto dove la distribuzione è più facile da gestire. Immaginate che questi siano i digit, gli handwritten digit del famoso dataset NIST, e che in quello spazio lì siano campionabili con una distribuzione gaussiana.
In realtà in questo caso questo è l'output di un algoritmo che si chiama SNI, non è campionabile, però spero che dia l'idea. Ok, quali sono gli approcci al problema generativo? Ne ho messi tre, macrissimo approcci. In realtà esiste tutta una tassonomia molto più articolata. Diciamo che un approccio che ho messo lì quasi provocatoriamente è quello diretto, cioè io modello direttamente la distribuzione di probabilità, ok? Una mistura di Gaussiana e qualcos'altro. Ovviamente questo favorisce l'algoritmica, quindi diventa facile, siccome ho modellato la distribuzione, poi campionarla, perché me la sono scelta da solo, me la sono scelta comoda, però ovviamente introduce grosse approssimazioni rispetto a quella che la distribuzione vera dei dati dietro. E questo è molto limitativo, e i livelli a cui siamo arrivati oggi è da escludere. È una tecnica che si utilizzava moltissimo nel mondo del machine learning classico, ok? Le altre due macro tecniche, tra poco vedremo delle architetture che le realizzano, diciamo che sono in un certo senso in contrapposizione. Una è quella diretta. Allora, il nostro spazio di variabili latenti, quello dove vorremmo avere anche la semantica di quello che sta succedendo, quelle feature che descrivono che cosa poi produrremo, se fossimo nelle immagini, ad esempio, delle caratteristiche del soggetto che dobbiamo riprodurre. Decidiamo noi qual è la distribuzione, ad esempio gaussiana, campioniamo direttamente là dentro, e poi applichiamo una nostra mappa che ci porta nello spazio dei dati. Dove sta il training? Sta nel forzare la distribuzione di uscita di questo modello, di questo nostro strumento di mapping, in maniera tale che aderisca il più possibile alla distribuzione reale del nostro dataset. Okay? Quindi alla fine del training, quale che sia la modalità con cui stiamo cercando di forzare questa distribuzione, avremo la possibilità di campionare da una parte e di mappare nello spazio dei dati. In contrapposizione, il metodo indiretto che cosa fa? Parte invece dallo spazio dei dati, cerca di costruire un modello che sappia fare in due passi il mapping dallo spazio dei dati allo spazio dei variabili latenti e indietro. Questi due step si chiamano encoding e decoding, e forza la distribuzione dall'altra parte, cioè sulla variabile latente. Vediamo qualcuno di questi modelli. Per esempio, modello indiretto, autoencoder e in particolare variation autoencoder. Giusto per riassumere, gli autoencoder che cosa fanno? Classico, dati in ingresso, due macro componenti, un encoder e un decoder. L'encoder ci porta dallo spazio dei dati allo spazio delle variabili latenti, che tendenzialmente è molto più piccolo, quindi stiamo chiedendo all'encoder di comprimere l'informazione, condensarla e trasportare dietro tutto ciò che gli serve affinché la seconda parte, la seconda componente, il decoder, riesca a ricostruire il dato iniziale. Ovviamente in questo caso loss function, quindi l'obiettivo che ci poniamo è di minimizzare l'errore, mantenere il dato in uscita il più uguale possibile al dato in ingresso. Okay. Nel caso di variation autoencoder facciamo una piccola forzatura, mettiamola così, e decidiamo che la distribuzione posteriore, cioè la distribuzione sulle variabili latenti a posteriore del fatto di aver ricevuto il dato, la probabilità di z dato x, venga approssimata da una distribuzione che scegliamo noi, quindi la stiamo approssimando. Diciamo che la distribuzione è q. E cerchiamo di forzare la distribuzione delle nostre z, la nostra p di z, qua in basso, utilizzando nella loss due termini. Un termine che serve per garantire che l'uscita sia più simile possibile all'ingresso, e un termine che ci serve per cercare di mantenere distribuzioni simili tra di loro. Quindi, come dicevo prima, stiamo forzando la distribuzione delle variabili latenti. Giusto per capire un po' meglio che cosa succede, proviamo a sostituire queste distribuzioni astratte con qualcosa di concreto. La normale è strautilizzatissima, normale uniforme, ma ultimamente di più la normale. Nel caso della normale, quell'objective function di prima diventa questa loss, in cui riusciamo a identificare il primo termine che rappresenta un square error, alla fine diventa, inserendo la normale nell'equazione precedente, che tende a mantenere, dicevo, l'uscita più simile possibile all'ingresso, e che vediamo che cosa combina come forza. Ho cercato di rappresentare con questo diagramma le forze in gioco nello spazio delle variabili latenti. Considerate che in un variation autoencoder un dato in ingresso non viene mappato nello spazio delle variabili latenti in un singolo punto, quindi un punto viene mappato in una distribuzione da cui poi campioniamo. Torno un attimo indietro, vedete che un dato viene campionato nei parametri di una distribuzione, nel nostro esempio una gaussiana diagonale, cioè con la matrice di covarianza diagonale,
E poi da questa distribuzione viene campionato l'encoding. Okay? Questa forzatura ci porta ad avere i punti di ingresso che diventano distribuzioni, fatemele chiamare bolle, anche se improprio come termine, nello spazio latente. Questo termine tende a allontanare le bolle tra di loro. Immaginatevi che punti diversi in ingresso, per poter essere costruiti correttamente, non possono avere le distribuzioni che si sovrappongono, perché se no i punti di sovrapposizione non possono andare ovviamente in due posti differenti. E siccome il supporto della gaussiana è infinito, comunque ci sarà sovrapposizione, quindi quell'objective function allontana le nostre distribuzioni. Se guardiamo invece il secondo termine, lo spezziamo in due parti, guardiamo le deviazioni standard e le medie separatamente, allora fidatevi, questa prima parte, questo 1 più cose che dipendono dalle deviazioni standard, hanno un unico massimo, mi pare intorno tra 0,5 e 0,6, no, non ci metterei le mani sul fuoco, e quindi vuol dire che sostanzialmente le deviazioni standard, le nostre bolle, tendono a non esplodere e non verso la delta di Dirac, okay? A non collassare, non mi viene la parola. Chiaro? Quindi queste bolle tendono a non collassare e tendono ad allontanarsi. Ovviamente se non ci fosse una terza forza scapperebbero. La terza forza è quella media là in fondo, che chiaramente volendola minimizzare, quindi portare vicino allo zero, tende a mantenere compatto i nostri dati. Questa è un'interpretazione molto geometrica di quello che poi effettivamente è la loss function che vi ho utilizzato per trainare questi variational autoencoder. Sulla destra vediamo lo stesso identico spazio latente dopo un training di un variational autoencoder con i dati di MIST, quindi i nostri digit, e vediamo come la struttura di quello che noi ipotizziamo essere il manifold sia stata mantenuta all'interno dell'embedding. Altro tipo di modello, molto semplice concettualmente, complesso poi in pratica, è molto recente, adesso poi vedremo perché, sono i modelli autoregressivi. Allora, cosa vuol dire modello autoregressivo? Significa che il modello processa in maniera sequenziale, genera in maniera sequenziale e ogni step produce qualcosa in base anche al modello stesso, ovviamente, ma anche a quello che ha già prodotto. Come si può rappresentare? Come la nostra distribuzione di probabilità dei dati che vogliamo generare su più variabili, tramite la chain rule fattorizzata in step, in cui ogni step produce una variabile sola, dipendentemente da quella che ha già prodotto. Okay. Su un'immagine, immaginate di scansionare l'immagine, cominciare a generare i pixel uno a uno, il primo viene generato da solo, senza nessuna informazione a priori, e i successivi ognuno generato in base a tutto quello che è già stato generato precedentemente. Funzionicchia, la versione naive fatta così funzionicchia, qual è il problema? Che su un'immagine come quella di prima, in cui si parla di 3 mega variabili, la catena diventa molto lunga, primo problema. Secondo problema, il pixel, anzi il livello di colore di una delle tre componenti del pixel è un'informazione pochissimo strutturata. Quindi quello che si fa oggi non è generare queste variabili singolarmente, ma generare delle informazioni di livello molto più alto, chiamiamoli token. Quindi immaginiamo di prendere l'immagine e suddividerla in patch e di voler generare un qualcosa che rappresenta semanticamente il contenuto di quella patch a ogni step. Una volta collezionati tutti questi token che descrivono da un punto di vista semantico alto la nostra immagine, poi abbiamo bisogno di un decoder che sappia prendere l'immagine descritta da token e produrre l'immagine descritta da pixel. Okay? Quindi abbiamo in certo senso spezzato il problema in un che cosa voglio che contenga e poi come lo rappresento. In realtà si può spezzare a n livelli, per esempio si può pensare di generare un contenuto molto ad alto livello dell'immagine con un primo step autoregressivo e poi usare il risultato di questo step autoregressivo per condizionare un secondo step autoregressivo che genera il dettaglio dell'immagine. Okay? E alla fine decoder per generare l'immagine stessa. Ora, vediamo un esempio di modello che con qualche variazione si utilizza spesso e recentemente si sta utilizzando tanto. Il variational autoencoder, ma che utilizza la quantizzazione. Anche in questo caso, come prima, parlando di un autoencoder, abbiamo due componenti che sono l'encoder e il decoder.
ma per poter quantizzare, quindi per poter avere questi token che descrivono semanticamente il contenuto del patch dell'immagine, abbiamo una terza componente che è un codebook. L'idea è di trainare, quindi tunare i nostri parametri, il nostro modello, tutti contemporaneamente di ognuno di questi tre componenti. Come funziona? L'idea è che l'encoder ci produca un'immagine, un tensore che rappresenta l'immagine a risoluzione ridotta, che invece di essere composta da pixel è composta da vettori di feature. Questi vettori di feature vengono confrontati con il codebook e il vettore di feature del codebook più simile, secondo una nozione di similarità, che può essere distanza coseno, euclidea o altro, viene selezionato e utilizzato come rappresentante. Immaginate di mettere nell'immagine quantizzata proprio l'indice del vettore di feature del codebook da utilizzare. Okay? Quindi qui c'è l'approssimazione. In ricostruzione, cosa succede? Il contrario, prendo l'indice del vettore di feature, vado a recuperarlo, ricostruisco il mio tensore, uso un decoder per decodificarlo. Come faccio a trainare queste tre cose tutte insieme? Beh, impongo dei vincoli per ognuno delle tre componenti che cerchino di rendere il risultato ottimale. Per esempio, l'encoder, vogliamo che produca dei vettori di feature che assomiglino il più possibile a quelli presenti all'interno del codebook, così che l'approssimazione sia bassa nel momento in cui sostituiamo il vettore con quello del codebook. E questa è la prima condizione in cui questo SG significa stop gradient, cioè in questo caso noi stiamo confrontando i vettori del codebook con i vettori dell'encoding e non ci interessa propagare i gradienti verso il codebook ma verso l'encoder. Ovviamente il codebook ha il bisogno opposto, cioè deve cercare di generare dei vettori di feature che siano utili all'encoder per rappresentare quello che deve rappresentare, quindi stesso identico termine della nostra loss function, ma con la stop gradient dall'altra parte. Ultima, ma non per importanza, ovviamente, è il fatto che l'immagine che riproduciamo assomigli all'immagine che abbiamo introdotto. Quindi, ultima similarità di qualche tipo, in questo esempio, mi square error può essere una qualunque altra misura di similarità. Ok. Cambiamo un attimino ambito, ma non troppo. Vedremo perché. Siamo passati da modelli indiretti a un modello diretto. Si è parlato tanto di GAN, vediamo che cosa sono rapidamente. In questo caso il modello è diretto perché noi campioniamo direttamente la nostra distribuzione latente, quella che abbiamo scelto, buttiamo dentro il nostro generatore il valore campionato e ci aspettiamo di ritrovarci ad avere in uscita un campione della distribuzione di interesse. E questa è la GAN. Tutto quello che sta contorno è una fancy loss, quindi il discriminatore che sta dietro, il gioco avversariale che c'è tra il classificatore e il generatore, non è altro che un modo per cercare di forzare la distribuzione in uscita a essere il più possibile attinente con la distribuzione, aderente con la distribuzione del nostro dataset. Il problema è tutt'altro che semplice, ci sono un sacco di issue, un sacco di technicalities per far funzionare questo tipo di modello. Diciamo che nella sua formulazione originale questa è l'objective function in cui cerchiamo di massimizzare sul discriminatore il fatto che sappia riconoscere le immagini reali e sappia distinguere le immagini generate, e invece chiaramente il generatore deve cercare di imbrogliare il discriminatore e fargli credere che le proprie immagini siano immagini reali. In teoria convergenza, sempre che esista la convergenza, questo è tutto un discorso molto interessante, il generatore genera immagini molto realistiche, il discriminatore non sa che pesce pigliare. Okay. Poi in realtà ci sono enormi problemi anche sull'esistenza di convergenza. Immaginate che nel training il discriminatore cerca di discriminare e produce gradienti verso il generatore perché si possa migliorare. Ma quando non sa che pesce pigliare il discriminatore, i gradienti che produce sono garbage, e quindi garbage in, garbage out, il generatore comincia a driftare, diventa peggiore, il discriminatore migliora e c'è un ciclo e non una convergenza. Perché stiamo guardando le GAN? Perché più che non il modello delle vector quantized autoencoder, le VQGAN sono quelle che si stanno utilizzando recentemente, sono molto simili. Ok, sono molto simili nel senso che il nostro variational autoencoder rimane più o meno intonso. Ci sono due grosse modifiche.
Una, ovviamente, quella che dà il nome alla tecnica, è la presenza del discriminatore e la presenza del nostro minimax problem, come prima, in cui facciamo competere tra di loro il discriminatore con tutto il resto del modello, sostanzialmente. In questo esempio, ma ovviamente è un articolo utilizzato di recente, in quello che poi vedremo tra poco, il discriminatore cerca di classificare le singole patch. È furbo perché noi stiamo generando, nel nostro variation autoencoder quantizzato stiamo generando le patch singolarmente, poi il decoder le sta decodificando, però abbiamo la patch come building block e quindi ha senso avere la patch in discriminazione. La seconda modifica, anche questa spesso utilizzata di recente, è la sostituzione del mean square error, che è una metrica, tra virgolette, un po' povera, con le perceptual loss. Una perceptual loss è sempre un mean square error, ma non nello spazio dei dati. Non è vero che è sempre un mean square error, è una metrica di distanza applicata nel mondo dei feature vector ottenuti tramite una rete, una backbone di classificazione, trainata tramite problemi di classificazione, ad esempio, non so, una VGG16 o qualcos'altro. Ok? Non mi ricordo da quanto tempo si stanno sostituendo le perceptual loss al mean square error e distanze più vicine al mondo euclideo. Ok, giuro che è l'ultimo, per poi arrivare al sodo. Diffusion models, altro argomento molto recente. Questi hanno un po' del magico, da un certo punto di vista. Lo scopo, avevamo detto, che era quello di poterci spostare dallo spazio dei dati, lo spazio dei variabili latenti, e in un certo senso tornare indietro. Invece che arrivarci con un processo deterministico, come succede ad esempio negli autoencoder, come succede in normalizing flow e in altre tecniche recentemente di moda, passatemi il termine, in questo caso ci arriviamo in maniera non deterministica. Immaginate di prendere un qualunque dato, un'immagine ad esempio, e cominciare ad aggiungere noise un pochino alla volta, aggiungere rumore. Sostanzialmente, se invece che guardare l'immagine, immaginiamo come un puntino all'interno dello spazio dei dati, sostanzialmente lo stiamo facendo muovere di moto browniano, lo stiamo facendo muovere a caso, fino a quando lo stiamo portando a essere un campione di una normale. Okay? E in realtà ci sono dietro un sacco di problematiche, per esempio la scala, se noi facciamo muovere a caso dei punti di moto browniano, tendono a cambiare scala, quindi quella è una delle cose che viene fatta. Ci sono vari problemi che dobbiamo risolvere per arrivare alla normale, ma è ben più interessante il contrario, il fatto che sia possibile in un certo senso invertire il processo e ritornare all'immagine di origine. In generale, più che ritornare all'immagine di origine, partire dallo spazio della normale con un processo di denoising, tornare indietro. Ok. Giusto per darvi l'idea, distribuzione delle lunette, aggiungo rumore di moto browniano, in questo caso anche dei singoli puntini, arriviamo nel mondo della normale, è ancora più interessante, riusciamo a tornare indietro. Ok, questa è l'idea overall. Poi ripeto, anche di magico dietro. Diamo un'occhiatina a quelle che sono le tecniche che si utilizzano per fare questo. Una, quella recentemente più utilizzata con molte technicalities che non vi racconto, è quella score-based. Quindi l'idea è quella che noi siamo nello step x di più 1, dove maggiore è il valore di t, più siamo vicino alla normale, e vogliamo tornare indietro di uno step. Ipotizziamo di avere a disposizione in qualche modo il gradiente della log evidence, quindi il nostro scopo è quello di massimizzare la log evidence sostanzialmente e quindi di seguire il gradiente, di fare il climbing e andare verso l'ottimo. Okay? Lo facciamo in realtà in più step per livelli di noise diversi, quindi abbiamo uno scheduling del rumore, il nostro scopo è far scendere il rumore e per più step utilizzare questo fantomatico gradiente della log evidence che non abbiamo in realtà, seguirlo fino ad arrivare all'immagine. Chi ci fornisce questa score function, come viene chiamata, usiamo una rete neurale per trainare
un modello, una funzione che rappresenti questo gradiente. Come facciamo a trainarla? Beh, noi in realtà, dato un'immagine in ingresso, riusciamo a costruire tutti i passaggi che la portano a essere normale, quindi abbiamo tutte le coppie che ci permettono, dato un noise noto, di fare uno step back. Okay. Questo come macro riassunto della tecnica. Questa cosa la stiamo facendo uno step alla volta, quindi è un processo discreto che ci permette, dall'immagine di noise, che ovviamente non otterremo più partendo da un'immagine andando avanti, ma campionandola direttamente dalla normale, che ci permette di muoverci verso la nostra distribuzione del dataset. Questa stessa cosa è stata proposta anche continua, molto interessante il risultato, in questo momento è particolarmente lento a livello di tempi di calcolo, quando si parla di Brownian motion, chiaramente equazioni differenziali stocastiche, in cui riconosciamo il termine deterministico e il termine stocastico, con dentro ovviamente il suo moto browniano. La cosa interessantissima è che nei primi anni del 2000 è stato prodotto un risultato teorico che permette di invertire il processo stocastico, di avere un moto browniano che va indietro nel tempo, sostanzialmente, e che ci permette quindi di avere la direzione forward, che dalla distribuzione dei dati ci può portare al normale, ma anche la direzione backward, che dalla normale ci può riportare alla distribuzione dei dati. Ok, cosa ci possiamo fare con questi strumenti? Beh, ovviamente possiamo, da una distribuzione di dati, quelli che sia, ad esempio Manga, andare a campionare nuovi elementi, non esistenti nel dataset, ovviamente, lo scopo è quello, se no non serve a niente. Possiamo proiettare un dato nello spazio latente, nella posizione più vicina, e tornare indietro e ottenere, diciamo, la rappresentazione migliore che si può avere con il modello che abbiamo trainato. Ok. Ovviamente questo significa che possiamo apprendere delle strutture, ad esempio dei cervelli sani, e poi fare anomaly detection, ricostruendo da un cervello quello che è un cervello sano, facendo confronto, ok? Cervelli o altre cose. Questo è un esempio, diametralmente opposto quasi, direi, altra applicazione in cui vogliamo fare super risoluzione. Cioè, dato un'immagine a risoluzione più bassa, vogliamo costruire un'immagine a risoluzione più alta. Perché modelli generativi? Beh, perché le tecniche di super risoluzione che esistevano neurale hanno sempre tentato di spremere il più possibile il dato a disposizione. In questo caso invece stiamo, in un certo senso, apprendendo il mondo e poi inventando un po'. Okay? Da questo dato a quel dato lì, molti dettagli non esistevano, sono stati palesemente inventati. O immaginate questa tecnica che permette di essere iterata e può portare da questo a questo. Ovviamente molto fa parte di conoscenza accumulata dal modello. Ok. E qui arriviamo finalmente al perché abbiamo visto quei modelli. Recentemente, come vedete qua, c'è una forchetta di poco più di un anno, non che siano partiti adesso, questo tipo di modelli sono stati creati da parecchio tempo, ce ne sono parecchi che esistono da parecchi anni, ma c'è particolare fervore ultimamente. Adesso non andiamo a seguire il link, ma poi vi lascio su GitHub la presentazione, ci sono tutti i riferimenti, possono esservi utili. Soltanto nel 2022, quindi negli ultimi pochi mesi, negli ultimi sei mesi, sono state molte decine di lavori presentati e di modelli da miliardi di parametri trainati, capaci di svolgere questo task, che è la generazione di immagini a partire da testo, quello che adesso vediamo, ma anche a partire da parti di immagini già esistenti. Ad esempio, perché troviamo qua Leonardo con l'ultima cena? Perché è un esempio che mi piaceva farvi vedere, prova a scorrere un po' a destra e a sinistra, è l'ultima cena estesa. Cliccaci sopra un po', giusto per dare l'idea. Ok, esiste anche in versione 360 dove le code sono state unite. Questo per darvi l'idea di che cosa si può fare. Tutto quello che è al di fuori della parte originale è stata creata, ben omogeneizzata con quello che esisteva, utilizzando DALL-E 2, e quindi con qualcuno che si è messo lì e ha detto: in questo pezzo di immagine voglio che venga aggiunto dei bimbi seduti che giocano, eccetera, eccetera, eccetera. Okay.
Sicuramente avrete tutti sentito parlare di DALL-E 2, è fatto molto fervore, è uscito ad aprile, adesso diamo un'occhiata come è fatto. Non è, dicevo, il primo modello text to image, ce ne sono stati tanti altri, c'è stata una certa, una specie di escalation, siamo partiti da modelli autoregressivi fatti da transformer, adesso accenniamo cosa siano i transformer, e passati ai modelli diffusivi che hanno mostrato di essere molto molto efficaci. Ok, DALL-E 2 è principalmente basato su un modello diffusivo e si basa su un trucchettino molto interessante che adesso andiamo a vedere, che arriva da un altro articolo sempre di OpenAI. Tutti questi lavori sono di OpenAI, scusate, non sto dicendo. Ok, qual è lo scopo di questo clip? Lo scopo di questo clip era l'ottenimento di un modello di classificazione zero shot. Cioè, dammi un dataset nuovo, non l'ho mai visto, so già fare classificazione, senza trainare niente. Ovviamente avendo pretrainato qualcosa prima. E il trucco è, allora, non ci interessa vedere come facesse classificazione, ma è interessante come funziona la parte di training. L'idea è quella di dire, ok, io devo classificare immagini, e quando voglio classificare immagini ho delle etichette associate. Ok, non darmi i codici, le etichette, dammi le descrizioni. Quindi io faccio training contemporaneamente di un encoder di testi e un encoder di immagini, ok? Perché alla fine sostanzialmente in un certo senso voglio classificare usando le label, le descrizioni delle label. Come faccio a trainare questi due in maniera tale che in un certo senso cooperino tra di loro? Questo è il problema principale. Immaginate di avere un batch di dati in cui avete immagine e caption associata, quindi sono già associati perché nel dataset lo erano. A questo punto io prendo i miei batch, produco i miei encoding e chiaramente ho una matrice in cui sulla diagonale ci sono le associazioni buone, quelle corrette. Off diagonale, diciamo almeno statisticamente, ci sono delle associazioni che sono scorrette. Quindi la tecnica è quella di utilizzare un contrastive training in cui si cerca di massimizzare, in questo caso viene utilizzato il dot product dei vettori prodotti dall'encoding, in cui si cerca di massimizzare il valore sulla diagonale in maniera tale che l'encoding di un'immagine e della corretta caption tendano a orientarsi nella stessa direzione e invece minimizzare i dot product su off diagonal di associazioni errate. Okay. Questo strumento, al di là della classificazione, è stato utilizzato in tante altre tecniche, in particolare in DALL-E 2. Giusto per sapere, allora qua abbiamo detto che viene fatto encoding, non abbiamo detto come. Vengono utilizzati nell'encoding i transformer. Rapidamente cosa sono i transformer? Attenzione, termini inappropriati, racconterò molto ad alto livello. L'idea è che lo scopo sia quello di tradurre una sequenza in un'altra. Tanto per iniziare, questo è importante saperlo per quello che vedremo dopo, e come facciamo? Sostanzialmente abbiamo la sequenza in ingresso a disposizione, vogliamo produrre, mettere a disposizione i concetti da tradurre alla seconda componente, quella di decoding, e nella seconda componente di decoding cosa facciamo? Abbiamo in ingresso ciò che abbiamo già prodotto, ecco perché questo modello è autoregressivo, ho detto che DALL-E 2 è diffusivo, in realtà tutti questi modelli sono misti, hanno parti fatte in un modo, parti fatte in un altro. E quindi abbiamo già a disposizione quello che abbiamo già tradotto. All'inizio che cosa? Niente, abbiamo un start of sentence in un certo senso e quello che facciamo è costruire la descrizione di quello che ci interessa, qual è il concetto che vogliamo codificare. Dati i concetti esistenti nella frase d'ingresso, facciamo finta che sia traduzione di linguaggi, e dato quello che dobbiamo codificare, a questo punto possiamo produrre in uscita il giusto concetto tradotto a partire da quelli che erano a disposizione nella lingua originale. Fatemi dire, questa cosa come si ottiene? Si ottiene in un certo senso come se fosse stessimo ricevendo dei dati dall'encoder e stessimo andando a fare delle query, ad eseguire delle query, a indicizzarli con ciò che ci arriva da questo lato. Come funziona questa cosa che ho appena detto? In realtà in maniera quasi semplice, cioè c'è un classificatore che in base a qual è la chiave che ci interessa, qual è la query che stiamo, scusate, qual è la chiave, no, tutte le chiavi a disposizione ovviamente, qual è la query a cui vogliamo rispondere, va a classificare qual è la chiave giusta e a questo punto va a selezionare in uscita il valore giusto che vogliamo portare avanti.
termini inappropriati, non succede esattamente così, nel senso che in realtà qui non stiamo veramente selezionando, ma stiamo dando attenzione con diverso peso a diverse chiavi. Quindi in uscita in realtà abbiamo una combinazione dei concetti in ingresso. In certe lingue è possibile tradurre più termini di una frase in ingresso in una sola parola, per esempio in tedesco succede spesso, e qua dentro in quel caso succede questa cosa. Chiusa la parentesi, rapidissimo, giusto per dare l'idea, perché in DALL-E 2 abbiamo training tramite clip objective di encoder e decoder, scusate, dei due encoder, encoder di testo ed encoder di immagini, fatti con dei transformer, quindi loro in realtà sono autoregressivi. Una volta che questo training è andato a buon fine, noi sostanzialmente abbiamo due embedding, sappiamo produrre due tipi diversi di embedding, uno per le immagini e uno per i testi, e questi sono associati tra di loro. Quindi come facciamo a generare da una caption un'immagine? Prendiamo la caption, facciamo tokenizzazione, eccetera, eccetera, arriviamo al nostro embedding, e lo scopo a questo punto è quello di dire, ok, se io riesco a tradurre l'embedding di testo in un embedding di immagine, mettendo qua dentro la conoscenza di come tradurre, a questo punto posso, con un decoder, che posso trainare a parte, usando l'encoder che avevo a disposizione, posso andare a sintetizzare la mia immagine. Quindi, visto molto da lontano, DALL-E 2 è fatto così, problemi vari che si sono posti, questa prior, l'esistenza, la necessità di questa prior, perché non andare a sintetizzare direttamente dall'encoding di testo. In realtà hanno provato e hanno mostrato un articolo che i risultati sono più scarsi. E poi perché utilizzare un modello diffusivo per la parte di decoder, ma soprattutto per la prior. E infatti anche qui hanno provato sia con modelli diffusivi che autoregressivi, in realtà alla fine il modello diffusivo ha funzionato meglio. Ok. Stiamo parlando di un modello da 3 miliardi e mezzo di parametri, quindi non un modellino, trainato su circa 650 milioni di esempi, quindi anche il dataset non è un datasettino. ImageGen, quindi stiamo parlando di aprile di quest'anno, maggio di quest'anno, Google Research ci porta un nuovo modello incredibilmente molto semplice concettualmente, sono basato solo su UNET diffusive, non entriamo nel dettaglio, che ci dà come takeaway due cose interessanti. La prima è che un pre-trained model, language model, funziona molto bene. Quindi avere un modello fatto apposta per manipolare linguaggi, trainato a parte su un corpus, funziona meglio che non trainare solo sulle caption associate alle immagini. La seconda cosa è che non c'è bisogno di generare un'immagine alla risoluzione piena, è sufficiente generare un'immagine a risoluzione più bassa e poi trainare dei modelli di super risoluzione che vengano condizionati anche dal testo della caption che è stata inserita per salire di risoluzione e arrivare alla risoluzione target. Questo semplifica chiaramente il lavoro perché sparpaglia il problema di più modelli. Questo a maggio, dato che siamo a giugno, settimana scorsa Google, sempre Google AI, è uscito con un altro modello molto interessante, stavolta di tutto completamente autoregressivo, quasi, che si chiama Party. Come funziona? In maniera completamente diversa. In questo caso la VQGAN che abbiamo visto prima, con la piccola variante di avere encoder e decoder che sono dei transformer, viene trainata in un primo step. Questo ci permette di avere una parte di, l'hanno chiamata così, tokenizzazione, sostanzialmente stiamo andando nei nostri token del mondo quantizzato, e una detokenizzazione, non si riesce a dire, che ci permette di tornare nel mondo delle immagini. Prima parte del training. Faccio notare la quantità di campioni e di parametri. Seconda parte del training, ok, adesso che sappiamo tokenizzare, e quindi abbiamo i nostri embedding delle immagini, mettiamola così, abbiamo bisogno di collegarci con il mondo del testo. Quindi abbiamo un transformer che ci permette di passare dal testo all'embedding di testo e un transformer che dall'embedding di testo deve portarci all'embedding delle immagini. Ok? Questo pretrainato, quindi loro dicono no, non uso un modello, un language model pretrainato e basta, e neanche faccio training da capo, faccio pre-training su un corpus, hanno usato C4, e una volta che ho fatto pre-training fine-tuno anche questa parte mentre sto trainando il decoder. Ok?
hanno sfruttato anche loro l'idea di fare super risoluzione, quindi non vanno direttamente alla risoluzione target, ma una volta a disposizione la VQGAN vanno, che porta a 256x256 come risoluzione, frizzata quella, fanno training della parte di upsampling, e in particolare qua dentro utilizzano una tecnica molto utilizzata recentemente che riesce a portarci altre risoluzioni senza varie complessità che se no vengono fuori, che si chiama pixel shuffling, quindi sostanzialmente generano tante immagini a risoluzione più bassa e poi combinano i pixel per costruire un'immagine a risoluzione più alta. Una parte interessante di utilizzare i transformer da tutta un'architettura è che scalano molto bene e hanno fatto vedere che cosa succede scalando. Quindi hanno trainato diversi modelli a diverse dimensioni, con diversi numeri di parametri, e hanno fatto vedere con la stessa caption che cosa succede. Come ben vedete, da qualcosa che assomiglia ad allumini, come risultato, arriviamo a riuscire a fare una delle cose molto difficili per questo tipo di modelli generativi, che è lo spelling di parole, di frasi. Okay? In questi due esempi, nella richiesta, tra l'altro piuttosto lunga, compare la richiesta di scrivere su un cartello una frase, questa compare correttamente sul cartello, e stessa cosa succede qua sotto. In realtà, quello che hanno fatto è costruirsi un loro set di caption interno, mi pare 1600, da utilizzare solo per, esclusivamente per fare validazione e valutazione del modello. Una buona parte della valutazione, tra l'altro descritta molto bene l'articolo, è stata fatta internamente a mano, cioè persone che si sono messe lì a classificare i risultati dicendo bello, brutto, realistico, non realistico, descritto molto bene nell'articolo. Ovviamente nell'articolo compaiono un sacco di immagini generate e chiaramente c'è repeated dai risultati, e sempre per essere molto trasparenti, anche questa parte è fatta molto bene, non hanno nascosto il fatto che fossero cherry picked, anzi hanno descritto con un bel titolo, Growing a Cherry Tree, qual è il processo di prompt engineering, come lo chiamano adesso, cioè di costruzione della frase giusta per ottenere il risultato giusto. Ok. Conclusioni, cominciamo con quelle vere. Conclusioni vere, punto di domanda, la validità di modelli diffusivi confrontati con quelli autoregressivi, pro e contro di entrambe, in realtà non è ancora definito, pro e contro in entrambe. Oggi probabilmente quelli diffusivi sono quelli che hanno performance migliori a livello di tempi di calcolo, i modelli autoregressivi tendenzialmente sono lenti. Però a livello di qualità sembrano più o meno essere uguali. Discorso molto interessante la quantizzazione, secondo me da approfondire, perché la strutturazione anche gerarchica della quantità di semantica presente nei dati che si manipolano è ciò che porta a questo modello a funzionare veramente. E poi qualcosa un po' più fancy come domanda da porci è ok, ma generare le immagini che poi trovate tranquillamente online prodotte dalle due parti, ImageGen, eccetera, è un lavoro che un grafico fa in un sacco di tempo, un sacco di fatica. Come cambierà questa cosa il mondo in cui ci troviamo, i lavori che stiamo facendo, che hanno un lato creativo come la narrativa, piuttosto che l'illustrazione e lo sviluppo di codice. Quest'ultima cosa fa un po' sorridere, però abbiamo generatori di codice anche in questo momento, modelli di generazione del codice. Questa domanda se la sono posta tanti grafici, hanno già postato milioni di commenti, video, eccetera, e per ora sembra che ci si sposterà nella direzione di usarli come strumenti e basta. In realtà questo, secondo me, è il diagramma più inquietante, perché qui l'uomo sta usando la macchina per cercare di girare qualcosa, ma mentre l'uomo cerca di guidare il processo, in realtà è vincolato e guidato dal processo stesso. Quindi il processo creativo in parte perde un pochino della sua generalità, diciamo, di libertà. Ok, vi ringrazio, se avete domande più che volentieri. Super.
Tra l'altro aggiungo che se volete provare da Limini, c'è un su Game Faces, c'è uno space che vi permette di provare senza scrivere codice, solo provando le caption a generare le immagini. Sì, in realtà ci sono, decine di generatori di questo tipo in giro. Esatto. Esatto, parti non ancora, quindi non credo. No. C'è una domanda velocissima? Vai, due domande, ok, ben due e poi andiamo a bere la birra. E poi? Sono due domande velocissime. Sarà questa sicuramente una domanda trita e ritrita, però what about explainability? Cioè nel senso che è una cosa che entra nel gioco, diciamo, del business... diciamo della computer vision o una cosa di cui non ce ne frega niente? E seconda domanda, cioè tutti questi modelli erano lattice based, c'è un modo di fare, diciamo, pre-processing senza andare a toccare i modelli diciamo deep learning, proprio di, non so, topologici o qualcosa che è, insomma, sfrutta altri tipi di informazioni? Ok, allora explainability dipende dall'ambito, ti direi. In certi ambiti è non solo utile ma necessario, cioè il mondo del deep learning non è completamente utilizzabile in certi ambiti, come l'ambito del pharma, se non c'è modo di spiegarne i risultati, di permettere all'operatore di decidere, di capire perché un risultato è stato ottenuto. Quindi l'explainability in realtà in certi ambiti è fondamentale. In questo tipo di modelli l'explainability, ovviamente più grosso il modello più è complicato spiegare cosa sta facendo dietro. Sicuramente una cosa che abbiamo visto qua dentro è che i modelli deep learning stanno cominciando un secondo, se non un terzo livello di aggregazione, no? I nostri modelli deep learning sono partiti da layer semplici, aggregati. Secondo livello abbiamo componenti che lavorano, al terzo livello adesso abbiamo macro componenti che interagiscono tra di loro, trainati in più step. Quindi il fatto di, come si dice, divide timpera, quindi il fatto di spezzare i modelli in tanti pezzi a diverse dimensioni, a diverse granularità, aiuta sicuramente. Comunque modelli da 20 miliardi di parametri come parti ovviamente sono complicati da portare nel mondo dell'explainability. Per quanto riguarda modelli generativi diversi da questo tipo, allora io non ne ho diversi dal mondo del deep learning, diciamo non deep. Se la domanda era modelli generativi non deep, mi verrebbe da dirti che nel mondo classico ce ne sono tantissimi. Nessuno è mai arrivato a questi livelli. Quindi sicuramente il deep learning da un lato è abusato, cioè usato più spesso. Del talk precedente ho apprezzato il fatto che siano state utilizzate tecniche classiche per affrontare problemi che non hanno bisogno del bazooka, ok? Dall'altra parte però obiettivamente questo tipo di risultati non è arrivabile con modelli classici. Quindi esistono modelli generativi non deep? Assolutamente sì, non credo che ne esistano con questa capacità descrittiva della distribuzione del dataset a oggi. Ok, c'è un'altra domanda, ho visto, vai Angie, porti tu il microfono, grazie. Io volevo chiederti se in letteratura ci sono lavori che utilizzano modelli generativi come strumento per generare dataset che a loro volta vengono utilizzati per risolvere un task diverso da quello solito. E aggiungo, nel campo del self-supervised learning, sei soliti valutare la qualità del processo di apprendimento utilizzando gli embedding su un task, ad esempio, di classificazione. Il microfono vicino. Sì. Questa cosa potrebbe essere applicata anche a modelli generativi, ovvero generare immagini e valutarne la qualità addestrando una rete per risolvere un determinato task e confrontare risultati con immagini già preesistenti e reali. Allora, la seconda domanda non sono sicuro di averla capita. Cominciamo dalla prima. La prima è una risposta facile, che è la regola 34 del machine learning, quindi sicuramente sì. Non ho in mente dei paper specifici che descrivano come aver generato il proprio dataset tramite un modello generativo, però sì, sicuramente ne esistono.
nel senso che mi ricordo di averne letti, non mi ricordo i dettagli. Sulla seconda domanda, prova a ripetermela. Valutare la qualità dell'immagine prodotta attraverso modelli generativi tramite un task ausiliare, che potrebbe essere quello di utilizzare quelle immagini per risolvere un problema di classificazione, ad esempio. Quindi... Ok, sì, assolutamente sì. Sì, è una delle tecniche che si sono utilizzate anche di recente, è la direzione delle perceptual loss di cui parlavo prima. Nella perceptual loss noi stiamo di fatto già utilizzando le feature estratte con un'altra rete per dire se riesco a estrarre le feature che assomigliano a queste che sanno descrivere bene il contenuto dell'immagine, allora sono sulla strada buona. In realtà sul lato di valutazione, nel senso di metriche, i modelli generativi usano, c'è tutto un ambito che volevo preparare questa sera, ma ovviamente non ci sarei stato, di ricerca ancora aperto. Come faccio a valutare la qualità di un modello generativo? Al di là delle persone che dietro a parte si sono messe a manina a valutare i risultati. L'FID, per esempio, è una di queste metriche, ci sono delle metriche fatte apposta che prevedono di utilizzare effettivamente delle reti neurali e di produrre questi feature vector e poi di utilizzare le statistiche di questi feature vector. Sul lato invece del training, quindi utilizzare uno strumento proprio per fare training, non per fare metrica posteriori, ma durante il training, beh, le GAN sono quello, no? Sono proprio l'idea di utilizzare una rete che faccia parte della loss. Non è l'unico esempio, è l'esempio più interessante che è uscito, qualcuno dice, negli ultimi 10 anni, però non era un'idea nuova di utilizzare una rete come parte della metrica. Spero di aver risposto. Mm-hmm. Ok. Domande? Non vedo altre braccia alzate. Tu, Angelica, stai alzando il braccio, non credo. No. Fai vedere il microfono. Fai vedere il microfono, ok. Allora direi che possiamo chiudere qui la serata. Grazie, Gab. Let's have a party. Soprattutto per lo sforzo di aver preparato un pezzo di nuova architettura che è uscita veramente una settimana fa, e quindi questo è davvero speciale. Direi che possiamo... Le magliette? Ah, giusto, scusate, le magliette, vero? È stata era per quello che hanno fatto le domande, no? Allora, vediamo... Però sono sempre... Allora, chi è che mi ha fatto la prima domanda? Lui, vabbè, lui è facilissimo, dai, lo prendo il volo. Andato. E Fede è un dipendente di Argo, quindi non vale... Sapeva delle magliette, per riceverò cui... una maglietta di Argo. No, chiederemo la maglietta dopo. No, sono rimaste quelle da signorina, quindi lasciamo alle fanciulle l'onore di avere qualche maglietta, perché se sono qua è giusto anche premiarle per cercare di mantenere un certo equality nel gender, che facciamo molta fatica a mantenere nel mondo dell'intelligenza artificiale. Ok, direi che è il momento della birra, anche del cibo per chi mangia, e ci vediamo alla prossima volta.